novità più importanti nostre è la comunicazione diretta fra i candidati. Ne faremo altri con altri candidati. Abbiamo fatto il primo Giulietto Chiesa, a me ne faremo sicuramente altri. E con gli aderenti, con i simpatizzanti, con i curiosi, con chi vuole sapere di più, vuole sapere qualcosa su questa lista del popolo per la Costituzione, visto che noi siamo contro il sistema e fuori dal sistema, soprattutto fuori dal sistema di media, siamo stati resi invisibili e questo, come sapete, ci sta penalizzando molto, ci ha penalizzato molto nella raccolta delle firme. E ci penalizza ancora in questa campagna elettorale. Di questo però noi siamo orgogliosi, ringrazio tutto il gruppo comunicazione per essere riusciti a realizzare questa cosa sorprendente, per certi versi strabiliante, che ci consente di scavalcare con una mossa del cavallo, diciamo, scavalcare gli ostacoli che il sistema ci mette davanti, e sono convinto che questi sono soltanto i primi degli ostacoli che scavalcheremo e continueremo la nostra galoppata verso il 4 marzo e oltre. Ma non voglio rubare tempo al faccia a faccia vero e proprio, quindi sono pronto a rispondere alle vostre spietate domande. Perfetto, Mario, per favore, puoi fare la domanda. La prima domanda, mi raccomando, 30 secondi. Ma i risultati, mi sentite? Sì. Ah, perfetto. Ma i risultati dello scorso referendum sulla Costituzione, secondo me, non devono far pensare che la Costituzione vada bene così com'è. Deve essere senz'altro adeguata e aggiornata, anche per evitare che nel futuro ci possano essere dei rischi, di tentare ancora delle riforme che io non esito a definire eversive. L'esempio classico è l'articolo 5 della Costituzione, quello sulla struttura dello Stato, che è stato più volte rivisto, ma soltanto in una traiettoria centralista, mentre referendum consultive, come quelli recentemente in Lombardia, mostrano la necessità di riforme molto più profonde e incisive. La domanda è questa: quale ritiene, dottor Ingroia, siano gli articoli della Costituzione che devono essere urgentemente modificati, sempre che ve ne siano? Infine, mi permetto un'altra domanda. È favorevole o contrario a quell'ipotesi tracciata da alcuni costituzionalisti e studiosi che intenderebbero allargare il referendum, quindi l'istituto del referendum, non soltanto alla materia dei trattati internazionali, come ad esempio quelli europei, ma anche alla materia fiscale, in maniera assoluta, come avviene nella stragrande maggioranza dei paesi europei, compresi la Svizzera e la Germania, che sono senz'altro tra i vertici della civiltà occidentale. Grazie. Bene, due domande dense, cominciamo bene. Prendo il cronometro, cerco di rispondere in 5 minuti, flash. E noi, a proposito della Costituzione e dei possibili margini, sicuramente ampi, di miglioramento e di adeguamento anche della Costituzione, noi abbiamo detto fin dall'inizio che noi vogliamo essere orgogliosamente conservatori e rivoluzionari nello stesso momento, nel senso che vogliamo difendere la Costituzione, vogliamo che sia attuata intanto la Costituzione in tutti i suoi principi più avanzati e progressivi, laddove è stata totalmente inattuata, dall'articolo 1 all'articolo 3, all'articolo 11 e così via, soltanto per citarne alcuni. Ma questo non significa affatto che siamo dei conservatori immobilisti, diciamo così. Del resto non ci chiameremmo la mossa del cavallo, non saremmo un movimento se non fossimo invece anche per la innovazione. Siamo convinti, sono personalmente convinto che ci sono tante cose nella Costituzione che devono essere migliorate, devono essere adeguate, ad esempio sul tema della democrazia rappresentativa, la dialettica tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. La nostra Costituzione è ovviamente una Costituzione eminentemente parlamentare, secondo cercando di realizzare nel migliore dei modi la democrazia rappresentativa ha largamente fallito, e non soltanto per colpa dei cosiddetti corpi intermedi, non soltanto la responsabilità di partiti, sindacati e così via, ma perché
siamo in un'epoca in cui c'è una maggiore richiesta di partecipazione diretta. E quindi sul te era l'unica cosa che si poteva salvare della riforma, della deforma costituzionale contro la quale ci siamo opposti nel referendum, ma era un inganno quello che c'era in quella deforma. Cioè si diceva che si volessero introdurre dei rafforzamenti dello strumento referendario delle leggi di iniziativa popolare, poi in realtà conteneva in sé una serie di ostacoli che costituiva questa legge elettorale, ancora una volta questa legge di riforma costituzionale, ancora una volta un inganno. Però è indubbio che ad esempio occorrerebbero del referendum propositivi, occorrerebbe diminuire seriamente il numero di firme necessarie per referendum abrogativi, bisognerebbe agevolare meccanismi con leggi di iniziativa popolari che costringa il Parlamento a pronunciarsi in termini immediati. Insomma, ci sono concorsi preferenziali per la legge di iniziativa popolare, questo per fare un esempio. Poi, se la domanda specifica, quale sarebbe la prima norma della Costituzione sulla quale dovremmo intervenire, ovviamente, siccome dobbiamo espellere i corpi estranei che sono contenuti nella Costituzione, dovremmo iniziare dall'articolo 81, che ovviamente, come sappiamo, nel nostro programma l'articolo 81 sul pareggio di bilancio è una delle principali trappole che ha strozzato la nostra economia, il principio di sovranità, e quindi per applicare pienamente l'articolo 1 e per far rinascere uno Stato democratico, uno Stato sociale, abbiamo bisogno di cancellare il pareggio di bilancio in Costituzione, che è stato introdotto a forza sulla spinta delle lobby della finanza, dell'alta finanza, delle lobby bancarie multinazionali, che sono quelle contro le quali noi ci battiamo con quella manipolazione che si è fatta della Costituzione, e si è cercato di adeguare la Costituzione ai trattati europei, quando invece il nostro programma è esattamente inverso: sia nei trattati europei ad adeguarsi alla Costituzione, oppure la strada obbligata diventerà recidere dei trattati europei. Sono stato nei 5 minuti e spero di aver risposto adeguatamente. Perfetto. Allora, la prossima persona è Giuseppe Calamita. Un secondo. Calamita. Avevamo più persone. Ok. Giuseppe, puoi parlare, Calamita? Pronto? Giuseppe Calamita, puoi parlare? Non parla. Pronto? Mi sente? Sì. Buonasera a tutti e buonasera al dottor Ingroia. Vorrei porre questa domanda semplice. Quali sono le priorità del programma che lei ritiene irrinunciabili, anche quando, per ipotesi, verrete eletti e vi troverete nella condizione di magari fare un accordo con le forze politiche che avranno ricevuto più voti di voi? L'ordine delle priorità che sicuramente crede se, che non verranno cambiate. Grazie. È una bella domanda alla quale, diciamo, non mi sono ancora fatto, per la semplice ragione che noi abbiamo una natura fortemente intransigente, quindi mi viene difficile pensare a una rinuncia a alcuni passaggi del nostro programma. Dico che quello che è contenuto nel nostro programma sono tutte le nostre priorità. Dopodiché si tratta di trovare tempi e modi per attuarli. Ma se noi diciamo che l'Italia deve essere neutrale, per fare un esempio, se noi diciamo che l'Italia deve essere neutrale, se dovessimo entrare una ipotetica, insomma, improbabile, comunque ipotetica coalizione di governo, nel quale invece prevede il mantenimento dell'Italia all'interno dell'attuale alleanza, e quindi l'alleanza atlantica, costituirebbe già una pregiudiziale per non fare parte di questa coalizione di governo. Se la coalizione di governo avesse una posizione, come dire, morbida sull'Europa e sui trattati europei, questa sarebbe un'altra posizione, diciamo, di non rinunciabile. Nel senso che
noi possiamo essere aperti rispetto a proposte altrui che non siano incompatibili con quella nostra, ma siamo molto fermi nel chiedere e pretendere che le nostre proposte vengano accolte. Perfetto, grazie. Ok, ora vorrei fare parlare la parola a Manlio Dorigo. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Sì, ok. Allora, io vorrei fare una domanda non strettamente in ambito politico, ma vorrei parlare di struttura organizzativa, che considero una questione molto importante in tutte le forme associative di aggregazione, maggiormente in quello che riguarda le formazioni politiche. Mi farebbe piacere che lei, dottore, ci descrivesse com'è organizzata attualmente la Lista del Popolo e poi, alla luce delle criticità che sono probabilmente emerse durante questa campagna elettorale, la preparazione della campagna elettorale, se come auspica, come si prefigura, come vuole delineare l'organizzazione della nostra lista a livello nazionale o locale dopo il 4 marzo. Allora, dico subito, ovviamente noi abbiamo pagato il prezzo di, ancora una volta, del tempo molto ridotto che avevamo a disposizione. E avevamo, come sapete, molti di voi sanno, avevamo pensato a questo progetto con Giulietto Chiesa prima dell'estate scorsa, tra il giugno e luglio, davanti a un caffè, diciamo, io e Giulietto. Dopodiché c'è stato il percorso dentro la piattaforma di attuare la Costituzione con Presidente Maddalena, con il quale ritenevamo di avere molti, molti punti in contatto, che alla fine, come dire, il senno del poi, ci potremmo dire che abbiamo perso un po' di tempo dal punto di vista dell'organizzazione del progetto politico vero e proprio, ma ritenevamo che in quella sede si potessero mettere insieme tante forze, tante sensibilità e tanti cittadini che la pensavano allo stesso modo sul tema della Costituzione. Quindi abbiamo anche indugiato, pur avendo capito che probabilmente dentro quella piattaforma non saremmo riusciti a trasformare quella piattaforma in un progetto proprio politico come noi ritenevamo fosse necessario ed urgente. Ecco che poi di fatto soltanto nel mese di ottobre, se non ricordo male è stato ottobre, quando c'è stata un po' la rottura con la piattaforma attuale della Costituzione e con altri che stavano dentro quel progetto se ne sono distaccati, che sono poi, diciamo, i cofondatori con noi, Sandro Diotallevi, Glauco Benigni, Alberto Michalizzi, abbiamo messo in piedi, abbiamo costituito questa idea che poi, come sapete, abbiamo lanciato in una conferenza stampa il 16 novembre. Quindi alla fine, in effetti è dal 16 novembre soltanto, dal giorno di quella conferenza stampa, che abbiamo cominciato a mettere insieme le forze, e ora siamo giunti a 3 mesi da quella data, ma sono 3 mesi durante i quali c'è stata la formale costituzione dell'associazione, l'ideazione del simbolo, la formazione lista, la raccolta delle firme, quindi purtroppo è stato penalizzato l'aspetto organizzativo interno. E questo ne abbiamo, credo, pagato le conseguenze anche al di là degli ostacoli esterni enormi che ci sono stati frapposti proprio per le ragioni che dicevo prima, il fatto che noi siamo, come dire, orgogliosamente contro il sistema, però certamente questo ha contribuito anche la insufficiente organizzazione nazionale e territoriale a penalizzarci, soprattutto in alcune regioni. Come fare e come recuperare? Ora siamo ovviamente in una fase di emergenza, siamo in piena campagna elettorale, siamo a poco più di 2 settimane dal voto, e quindi a livello nazionale, così come nelle regioni dove abbiamo le nostre liste, siamo concentrati inevitabilmente sulla campagna elettorale. Abbiamo mandato delle sollecitazioni alle regioni
dove invece non si voterà per la lista del popolo, nel senso che non ci saranno presenti le nostre liste perché non siamo riusciti a raccogliere le firme, perché si faccia intanto una auto-organizzazione, si costituisca un gruppo, chiamatelo come volete, un gruppo territoriale con un gruppo organizzativo, direttivo. L'ideale sarebbe avere un responsabile, almeno un responsabile dell'organizzazione, che poi abbia dei punti di contatto possibilmente in tutte le principali città e province, e un responsabile, almeno un responsabile o due, sarebbe ancora meglio, responsabile della comunicazione, chi si occupa della comunicazione sui social e chi invece come giornalista si occupa della comunicazione, rapporti con TV, giornali e quant'altro, e un responsabile a più di uno, lo affidiamo alla libertà, come dire, all'autoregolamento e all'auto-organizzazione dei gruppi territoriali, uno o più responsabili, diciamo così, politici, dovrebbero essere eletti dalle assemblee regionali degli aderenti, che noi auspichiamo si riuniscano in queste settimane. E tutto questo andrà ripetuto ovviamente subito dopo le elezioni. Dopo le elezioni, comunque le elezioni finiscano, deve iniziare, diciamo, un percorso di organizzazione e di rilancio dell'iniziativa della lista del popolo per la Costituzione, che mi auguro diventi qualcosa di più, sempre di qualcosa di più strutturato e organizzato di una semplice, appunto, lista, ma diventi un vero e proprio movimento organizzato della lista del popolo per la Costituzione, un movimento del popolo per la Costituzione, anziché la lista del popolo per la Costituzione. Al di là di questo sono fattori nominalistici che poi affronteremo. Come lo vedo? Io vedo che si debba creare una come la vedo io, come la penso io, ma ci confronteremo, faremo sicuramente un'assemblea nazionale che avrà proprio questo compito precipuo, quello di stabilire l'organizzazione. Qua sforo sui 5 minuti, ma insomma manterrò entro i 7 minuti, ma il tema è... Va bene, va bene, dottor Antonio, abbiamo ancora 2 persone in lista per fare le domande. E dicevo, una organizzazione nazionale che si deve articolare in varie maniere, cioè occorre un coordinamento politico nazionale. Questo coordinamento politico nazionale deve essere espressione nel contempo, in qualche modo, dei territori, nel senso che ci siano, come dire, dei responsabili nazionali per aree, per macro aree. Perché se ci fosse un rappresentante per regione, probabilmente questo organismo diventerebbe troppo ampio e troppo numeroso, e difficilmente riunibile, gestibile per le decisioni. E assieme ai responsabili, diciamo, nazionali e responsabili per i territori dentro questo coordinamento nazionale, io vedo anche dei responsabili dei gruppi tematici, cioè noi dobbiamo costituirci in gruppi tematici che sviluppano proposte. E quindi sull'Europa, sull'economia, sul lavoro, sulla scuola, sulle politiche internazionali, insomma, poi ciascuno, sulla giustizia ovviamente, ciascuno di voi sulla sanità e quant'altro. Questi gruppi tematici poi si dovrà individuare, e sarebbe bene che questo avvenisse anche per auto-organizzazione interna dei gruppi tematici, esprimono un responsabile componente del coordinamento nazionale, e questo sarebbe, come dire, la struttura nazionale, dentro il quale occorre, ovviamente va ben articolato, ma già questa parte mi pare che si stia organizzando bene, il settore della comunicazione, ma a parte il settore della comunicazione nazionale, lo so, ma è l'unico gruppo che esiste, quindi di fatto oggi, il gruppo comunicazione nazionale, che poi a sua volta dovrebbe avere i suoi terminali territoriali nelle varie regioni, che diciamo è un gruppo strategico, soprattutto per chi, come noi, è tagliato fuori dalla grande comunicazione, quindi per noi è ancora più importante la comunicazione che riusciamo a fare da noi, visto che la comunicazione dei grandi mass media ci ignora deliberatamente. E occorre una robusta segreteria organizzativa nazionale, che è quella che un po' è venuta a mancare in alcuni momenti cruciali, in cui alcune regioni erano un po' sbandate nel modo di raccogliere le firme, nell'assistenza, soprattutto le regioni che avevano meno, i cui coordinatori regionali avevano meno esperienza di raccolta firme o formazione di liste e così via, e però
sono contento che noi abbiamo fatto questa esperienza un po' senza rete, ma diciamo è stata un'esperienza molto, molto formativa, senza sorreggerci su nessuno, senza appoggiarci a organizzazioni di partito preesistenti che altrimenti l'avrebbero fatta da padroni, forse ci avrebbero portato a essere presenti ovunque, ma avrebbero, come dire, tenuto in mano le redini delle liste dell'organizzazione, pregiudicando il futuro. Ho avuto già un'esperienza del genere con la Rivoluzione Civile, non avevo intenzione di, personalmente di ripetere la stessa negativa esperienza, quindi sono più contento di questo, di questa, diciamo, se vogliamo, anche difetti di inesperienza in cui tutti, me per primo, ci siamo ritrovati e ci siamo imbattuti. Magari si vota fra un anno. Fra un anno si vota comunque, perché l'elezione europea si vota fra un anno. Si vota fra qualche mese alle elezioni amministrative, quindi questa esperienza la dobbiamo mettere a frutto fin da subito. Venendo poi alle regionali, vanno appunto nell'assemblea regionale costituita una sorta di non voglio usare una parola spesso brutta che sta di partito, di gruppo dirigente, ma comunque di fatto si deve creare un coordinamento regionale, chiamiamolo come vogliamo, ma un coordinamento regionale con funzioni miste, politiche e organizzative. Io credo che vada combinata e, come dire, la libera votazione, espressione dell'assemblea, con anche però delegati della, che so, soprattutto sui due settori strategici, e cioè comunicazione e organizzazione, ci siano dei delegati dell'organizzazione nazionale e della comunicazione nazionale, senza volere con questo togliere, come dire, potestà decisionale alle assemblee. Ma io credo che le assemblee regionali debbano soprattutto votare i responsabili politici, i loro rappresentanti in senso politico, e poi fanno parte in quanto tali del coordinamento nazionale. Per i ruoli più tecnici, tra virgolette, cioè comunicazione e organizzazione, ciò che conta è che siano efficienti e funzionali, si coordinano bene con la segreteria, con la segreteria organizzativa nazionale e comunicazione. Quindi bisognerebbe, come dire, mettere insieme queste, fare una sintesi. Comunque, di tutto questo discuteremo certamente in un'assemblea nazionale che penso dovremmo riuscire a organizzare entro fine marzo, al massimo metà aprile. Perfetto, grazie per la risposta. E abbiamo in questo momento 4 persone in lista. La prossima è Ermelinda Conte, quindi ti apro il microfono, parla pure. Ok, buonasera dottor Ingroia, buonasera a tutti. Allora, mi riaggancio un attimo a questo discorso organizzativo. Allora, io sono una dei candidati in Campania e quindi sto vivendo un po' questa difficoltà di portare avanti una campagna elettorale in questa fase iniziale, diciamo. E volevo da lei magari qualche indicazione per portare avanti un po' al meglio questa campagna elettorale, visto che appunto magari non siamo ancora non molto organizzati, quindi come muoverci un attimo per portare sul territorio, far conoscere Lista del Popolo, insomma, sulle zone dove siamo candidati. Ecco, volevo capire, ci sta arrivando il materiale, tutto ok, va bene, però magari qualche indicazione come portarla avanti al meglio, ecco. Allora, non so, appunto, io non ho ovviamente la possibilità di seguire tutti i territori, come stanno andando le cose territorio per territorio. Sui materiali non so come vi siete organizzati, perché noi abbiamo predisposto un bozzetto di materiale di massima e ci siamo rimessi alle regioni per la stampa di materiale. Poi abbiamo detto che avevamo purtroppo un misero budget disponibile per ciascuna regione, pare soltanto 500 euro, so che è una miseria, ma queste sono in questo momento le disponibilità che ha la Lista del Popolo della Costituzione, poi affidato molto alla contribuzione, alle iniziative di autofinanziamento e molto
verità, alla fantasia e allo spirito di iniziativa dei nostri candidati e dei nostri gruppi territoriali. E in alcune, per esempio, so che in alcune regioni, in Sicilia ad esempio, hanno organizzato delle cene di autofinanziamento con i gruppi organizzati da qualche gruppo, diciamo, più con maggiori iniziative, hanno stampato già tanti manifesti che stanno già cominciando a distribuire, perché ormai il tempo stringe. Teniamo conto che, ovviamente, vista anche la scarsa disponibilità finanziaria di cui disponiamo, dobbiamo puntare di più su sistemi, come dire, alternativi di pubblicità, che sono quelli che non costano nulla, quelli sui social, quelli online, con l'autoproduzione di piccoli video o altro, messaggi promozionali autogestiti dai candidati o che i candidati in gruppo autogestiscono. Poi c'è la famosa questione dei MAC, i messaggi autogestiti. Non so se su questo vi siete attivati, perché, come sapete, questa è un'opportunità da utilizzare ampiamente. Noi abbiamo mandato i nostri MAG nazionali, c'è chi si è anche organizzato dei MAG, diciamo così, a livello locale, regionale, con i volti dei candidati locali. Anche questo lo potete fare. Tenete conto che lì c'è molto spazio, perché le televisioni locali ricevono in cambio della messa in onda dei messaggi autogestiti di un finanziamento, non so quanto ammonta, comunque prendono dei soldi da parte dello Stato, quindi sono interessati a mandare in onda i nostri messaggi autogestiti. Quindi cercate di usare anche conoscenze dirette e indirette con chi lavora in queste televisioni locali, che la rete delle televisioni e delle radio locali talvolta è più potente di quella che può essere i due minuti che ti mandano in onda dalla RAI in orari notturni, che si vedono una volta al mese, come sta capitando con i nostri messaggi. Grazie. Perfetto, allora il prossimo è Giuseppe Padovano, puoi parlare. Giuseppe Padovano dalla Toscana. Ce la fai? Mute, puoi parlare, vai. Allora, vediamo Dennis Mappelli. Ok, Dennis, parla. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Ammetto che io sono una attività del Movimento 5 Stelle e sto notando un po' di strategie molto particolari e la cosa che mi preoccupa, anche per una figura nuova come la vostra, che io seguo con interesse perché grande rispetto per Giulietto Chiesa, e per un grande professionista, vorrei chiedere come vi proteggerete per il fatto, come è successo poi al Movimento 5 Stelle, che tante figure massoniche sono entrate all'interno del movimento per, logicamente, non portare delle positività, ma per creare problemi, grossi problemi. Voi che filtro utilizzerete, che tecniche utilizzerete, che informazioni utilizzerete per evitare che questi scarafaggi si infilano all'interno di qualcosa che parte con un progetto puro e pulito per il popolo? Grazie. Grazie a lei. Grazie. Allora, diciamo che per ora siamo avvantaggiati, perché siamo così piccoli e abbiamo così poche opportunità di occupazione di spazi di potere che la massoneria e chi cerca di infiltrarsi e di sfruttare non credo che sia molto interessato a venire da noi. Però il problema c'è, il problema esiste, soprattutto in un movimento come il nostro, che da un lato è un movimento libero ed aperto e trasversale, e dall'altro vuole crescere, ovviamente. Abbiamo l'ambizione di crescere, siamo convinti di poter crescere abbastanza in fretta. Io credo che non esistano ricette magiche. La capacità di vaccino, come dire, noi siamo contro i vaccini, quindi forse è adeguato il riferimento, diciamo, la capacità però di autovaccinarci, ecco, diciamo meglio così, in senso democratico, e nei confronti
del virus della massoneria, il popolo li dovrebbe riconoscere gli infiltrati, però è facile dirsi, ma mi rendo conto che bisogna tenere bene gli occhi aperti. È accaduto con vari movimenti e partiti politici, anche alle sue origini, l'IDV aveva Di Pietro, aveva buone ispirazioni e poi è stato totalmente contaminato da personaggi pessimi. E lo stesso in parte sta avvenendo con il Movimento 5 Stelle. Il problema del Movimento 5 Stelle è anche ben altro, non è soltanto un fatto di infiltrazione, è un fatto di mancanza di coerenza e di indirizzo politico chiaro e netto. Le recenti prese di posizione di Maio, che ha detto espressamente che bisogna rimanere dentro la NATO, e le posizioni molto tiepide sull'euro fanno aggravare molto, come dire, le posizioni del Movimento 5 Stelle e sottolineano delle grosse differenze, delle grosse distanze tra noi e loro. Perfetto, grazie. Il prossimo è Jeff Hoffman. Vediamo, microfono. Non si riesce da... Eccomi, buonasera. Ciao. A tutti. Buonasera Antonio. Sì. Io sono un simpatizzante dalla Toscana e sono, fra l'altro, di origine, sono di nazionalità americana, ho la doppia cittadinanza e vivo con molta passione sia la partecipazione alla lista che il momento storico che stiamo vivendo. E mi sono venute in mente varie domande oggi. Però quello che vorrei chiederti, Antonio, è cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo proporre noi come lista del popolo in relazione alla lotta alla mafiosità e alle mafie in un paese dove le infiltrazioni mafiose sono devastanti anche storicamente, nel senso che molta della Prima Repubblica sono state tutte fondate su truffe ai cittadini che sono ignari di ciò che succede. Ecco, noi cosa possiamo proporre che possa coinvolgere anche tutti quei movimenti di base che ci sono sparsi per l'Italia, come i movimenti di Peppino Impastato, di Casa Memoria e tante associazioni, anche Libera, ma ce ne sono svariate che lavorano in questo senso. Cosa possiamo proporre, Antonio? Allora, noi intanto su questo dobbiamo avere il tema della lotta alle mafie e contemporaneamente alla corruzione, che è sempre più l'altra faccia della stessa medaglia, è certamente un aspetto strategico e di scelta di fondo che dovrebbe avere come priorità ogni movimento politico che dice davvero di essere contro il sistema, perché il nostro sistema politico istituzionale è un sistema politico istituzionale, ma anche per la verità il sistema economico e sociale, che si fonda su una accettazione del sistema mafioso, del sistema della corruzione come parte del sistema, come componente del sistema. Cioè, la famosa, non voglio dilungarmi su temi che mi hanno impegnato a lungo per molti anni da pubblico ministero a suo tempo, ma il tema della famosa trattativa dello Stato tra Stato e mafia, che è quella che la trattativa che vi fu subito dopo le stragi del 92-93, ed è stata, al di là della vicenda giudiziaria che si sta svolgendo a Palermo, è una vicenda che ha un grande significato dal punto di vista politico e istituzionale, perché con quella trattativa che si è fondata la cosiddetta Seconda Repubblica e tuttora oggi il sistema politico e istituzionale si fonda su un patto, che è un patto di non belligeranza nei confronti tra classe dirigente, nel senso politico ed economica, e ceti criminali, mafiosi, sistema della corruzione, economia criminale, che si mischia e viene accettata ed accolta dentro un sistema di globalizzazione nella quale c'è l'economia legale assieme all'economia illegale, che si coprono e si alimentano a vicenda.
Allora, questo nodo va sciolto perché è un nodo non soltanto per ragioni, come dire, etiche, penali, ma per ragioni politiche di democrazia, perché la questione di sciogliere qualsiasi nodo nel rapporto di potere criminale è una questione di democrazia. Noi siamo anche per questo una democrazia bloccata, una democrazia incompiuta, anche a causa delle relazioni stabili fra classe dirigente, che spesso è espressione dei ceti violenti, dei ceti criminali, perché l'Italia è stata insanguinata per tanti omicidi e tanti stragi che sono stati eseguiti da ceti violenti, ma sono stati commissionati dalla classe politica, dalla classe dirigente del nostro paese, che non è sparita la circolazione, ma è lì dentro. Non è un caso che Berlusconi torna, che diciamo ne è espressione, tornerà ad essere il garante del prossimo governo istituzionale che si costituirà subito dopo il 4 marzo, perché diciamolo anche, queste elezioni sono una grande farsa, non soltanto perché basate su una legge incostituzionale, ma anche perché è tutto una, come dire, un canovaccio che è stato scritto per una recita. La recita deve avere un esito, e l'esito deve essere lo stesso che dal governo Monti in poi è stato ugualmente interpretato da interpreti diversi. Governo Monti, governo Letta, governo Renzi, governo Gentiloni sono stati sempre lo stesso governo, e cioè governo di cosiddetto governo istituzionale delle larghe intese, che ha interpretato un canovaccio che era scritto fuori dall'Italia. Per questo è. E quindi, come sappiamo, dall'Europa, la Troica, eccetera. Per questo noi diciamo che il nostro programma politico è l'unico programma innovativo e dirompente, rivoluzionario per certi versi, perché siamo gli unici a smascherare la verità. Ormai, purtroppo, anche il Movimento 5 Stelle, che in una certa fase ha svolto questo ruolo, non lo svolge più, fa parte dello stesso teatrino. Perfetto, grazie. La prossima è Antonia Travaglione. Avanti. Dottor Ingroia, buonasera. Non so se mi sentite. Mi sentite? Sì, benissimo. Grazie. Dottor Ingroia, io ho scritto di averla conosciuta a Benevento, se si ricorda, all'Università del Sannio. Dove lei è stato accolto, se si ricorda, da tutti i miei colleghi. Poi ci ha un po' abbandonato, nel senso che noi non l'abbiamo più sentita né vista. Adesso recuperare l'elettorato nella mia città è abbastanza difficile. Anche perché lei è molto ignorato dai mass media e dal stampa sia locale che nazionale. Le porto un invito ufficiale dell'avvocato Romano, il quale mette a disposizione i suoi locali, che sono idonei ad ospitare molte persone. Se lei vorrà essere nostro ospite, saremo molto lieti. Penso che bisognerà darsi da fare, altrimenti i voti non arriveranno. Grazie. Grazie. Non ricordo l'anno in cui fu quell'incontro a Benevento, anche se ne ho, diciamo, ricordo. Non riesco a collocarlo dal tempo. Che anno fu? Non è più collegato, non gli ho staccato. Non sente più? Ok, va bene. Aspetta. Era soltanto, diciamo, per cercare di collocare nel tempo, ma comunque non è che sono sparito, è che sono stati, come è stato inevitabile, i mass media che ci hanno totalmente oscurato. Prima ho, come dire, goduto di una certa notorietà e visibilità da pubblico ministero, poi questa visibilità si è mantenuta nell'esperienza politica elettorale di Rivoluzione Civile, perché all'epoca costituivamo nello schema degli schieramenti uno dei poli interessanti, diciamo così, un po' lo spazio che oggi ha Liberi Uguali, insomma, fatte le debite differenze. E dopodiché, finita quella esperienza elettorale, sappiamo come, senza riuscire a superare l'enorme sbarramento, anche lì comunque
al netto dei nostri errori, anche per effetto di una legge elettorale, anche quella dichiarata incostituzionale. E poi ho proseguito la mia attività politica con Azione Civile, come Giulietto Chiesa, ha continuato con Alternativa, ma Giulietto Chiesa da una parte e io dall'altra siamo stati totalmente cancellati dal sistema dei media. Ora abbiamo messo insieme le nostre idee, le nostre forze, le nostre energie e ne abbiamo trovato tantissimi altri. Io sono convinto che sarà più difficile espellerci del tutto, però ci proviamo. Ho appuntato la partecipazione a Benevento, non sarà facile prima del 4 marzo perché già il calendario è abbastanza pieno, però sicuramente torneremo per dimostrare. Per noi è molto difficile appoggiarla, sa che abbiamo il sindaco come sindaco Clemente Vastella, quindi non potrà essere ospitato in comune come l'altra volta, esatto. Però l'università è disponibile, gli spazi di agibilità sono puliti. Però cerchiamo di organizzare qualcosa, magari più avanti, senz'altro, rafforziamo quelle zone che sono poi importanti e strategiche. Un po' abbandonate. Eh sì, benissimo. Grazie. Buonasera. Perfetto, ecco, prima di passare al prossimo intervento vorrei dare con Giancarlo Palazzolo, vorrei dare la parola da Facebook, Mattia Loi, che dice: io vorrei conoscere la posizione del dottor Ingroia sugli altri partiti politici, in particolare la destra radicale e moderata. In particolare la destra radicale e moderata, diciamo, allora, noi siamo nettamente alternativi nei confronti di tutti gli altri partiti e movimenti politici. Noi siamo convinti, per questo il nostro movimento è un movimento trasversale, siamo convinti che non serva a niente il progetto che ormai è superato, antiquato, morto prima di nascere, che è quello di liberi uguali o quelli di potere al popolo, e cioè che punta alla cosiddetta riunificazione della sinistra. La sinistra ha fallito e la sinistra deve prendere atto di questo suo fallimento storico. La cosiddetta sinistra riformista come la sinistra radicale. Si tratta di voltare pagina in una fase di emergenza democratica e costituzionale nella quale ci troviamo anche per responsabilità della sinistra storica, tutto quello che hanno fatto D'Alema, Bersani e Vendola in questi anni che ora stanno dentro il libero uguale in dimostrazione, ma anche quello che ha fatto la sinistra radicale con le ambiguità di Rifondazione Comunista e anche, diciamo, in ambito europeo le ambiguità, per esempio, di Tsipras e del governo greco di Syriza. Dopodiché, detto questo, però questo non significa che siamo indifferenti alla nostra netta alterità rispetto alle politiche e i programmi della destra radicale moderata. Destra radicale significa Salvini, destra moderata dovrebbe significare Berlusconi, oppure Renzi, forse Renzi la destra moderata, ma comunque al di là delle etichette che è difficile, diciamo, da attribuire. Noi siamo alternativi a tutti costoro, basta vedere il nostro programma politico che è alternativo. E noi non abbiamo bisogno di raschiare un po' di voti al piccolo gruzzolo elettorale che hanno tutti i partiti esistenti oggi. Noi dobbiamo guardare da un'altra parte. Quell'altra parte è quel enorme popolo dell'astensionismo che oggi è tra il 50 e il 60% degli italiani, che non ne vuole sapere più parlare. Di destra, di sinistra, di destra radicale, destra moderata, sinistra radicale, sinistra moderata. Riesce a stento, ma non so ancora per quanto, a svegliare questi italiani nella Costituzione, perché il referendum costituzionale ha richiamato al voto tantissimi italiani. Ma attenzione, se noi non gli offriamo qualcos'altro dopo, anche quegli italiani entrano nella disillusione. C'è il rischio che appena ci sarà il prossimo tentativo, e ci sarà già nella prossima legislatura, il prossimo tentativo di manomettere la Costituzione, non è detto che riusciremo al prossimo referendum noi a mettere insieme ancora tanti italiani, perché sono sempre più scoraggiati, sono sempre più abbattuti in questa tornata elettorale.
perdere l'occasione di avere una forte, e purtroppo non ci sarà, diciamocelo, ci siamo noi, ma non ci sarà una forte proposta elettorale che possa fare da argine contro tutte le altre proposte che ci sono, questo li scoraggerà. Allora noi per scuoterli, prima dobbiamo essere molto forti, dobbiamo essere molto combattivi e dobbiamo proiettare questi italiani verso una speranza che va oltre il 4 marzo, anche perché io non credo che questa prossima legislatura, nonostante tutto, nonostante tutti i tentativi che faranno per tenerla attaccata per 5 anni, riuscirà a reggere per 5 anni. Questa volta si romperà prima il giocattolo, perché da una parte Berlusconi, tranne che Berlusconi e Salvini, del centro-destra, la destra, riesca a superare il 40%. Ma se non riescono, allora in quel caso vabbè, non faranno prigionieri e sarà, diciamo, definitivamente rasa al suolo. Ma se non riusciranno ad arrivare a quel 40%, il governo istituzionale, okay, perché Salvini perderebbe tutto il suo elettorato se facesse un accordo per un governo a guida del PD come si profila con Gentiloni. Bersani e Berlusconi quindi rompe con Salvini, dopodiché Renzi farà questa operazione, ma non so quanto reggerà Renzi alla guida del PD, perché Renzi andrà incontro comunque una sonora sconfitta elettorale. Allora questo determinerà una progressiva erosione interna al PD del suo potere. Gli altri, appena Renzi cadrà, gli altri, cioè Bersani, cioè il cosiddetto Liberi Uguali, tornerà a diventare una corrente del PD, torneranno di nuovo dentro il PD, prenderanno il potere, non potranno di fronte al loro elettorato fare un accordo con Berlusconi, perché fanno finta, diciamo, di mantenere il loro profilo, tra virgolette, di sinistra, ma non avranno i numeri per poter fare un governo. E quindi si farà una nuova legge elettorale, perché nel frattempo la Corte Costituzionale avrà dichiarato incostituzionale anche il Rosatellum, si dovrà fare una nuova legge elettorale e si tornerà a votare. Allora noi dobbiamo essere pronti per questa nuova elezione, che potrebbe essere fra 1 o fra 2 anni, ma soprattutto dobbiamo dare una proiezione, un obiettivo, una speranza, una concretezza di impegno e di cambiamento a quegli italiani, a quel 50%, se no li perdiamo del tutto. Io penso che questo si possa fare. Un'ultima cosa devo aggiungere, avevo dimenticato prima la domanda che mi era stata fatta su mafia e corruzione, perché poi mi sono riagganciato alle tematiche di ordine politico e generale. E si vede che lì c'è caldo, tu stai in Florida e quindi si muore di caldo. Vabbè, sono tutto chiuso per non far sentire il rumore. Allora dicevo, sulla corruzione, una battaglia importantissima che dobbiamo fare, questa della lotta contro la casta dei politici corrotti e impuniti, e noi ce l'abbiamo, una proposta di legge che è pronta da anni, che io la lancio, tra parentesi, è importante che sia stata rilanciata sul sito change.org e ha raggiunto più di 70.000 sottoscrizioni in poco tempo, e va, secondo me, ulteriormente lanciata, che è la proposta della confisca dei beni dei politici corrotti. La legge La Torre è stato uno strumento straordinario per colpire la mafia, sono stati sequestrati enormi patrimoni di mafiosi. La stessa cosa va fatta con i politici. Se è vero che la corruzione è il cancro della nostra democrazia al pari della mafia, i politici corrotti vanno trattati esattamente come i mafiosi dal punto di vista dell'aggressione ai patrimoni, e vanno introdotte le stesse misure per agevolare il sequestro dei beni dei politici corrotti. Così, oltretutto, sarebbe anche una misura, come dire, di recupero da parte dello Stato italiano, che avrebbe bisogno di incamerare, invece di dilapidare in favore della casta, tanti, tanti soldi. Sarebbe una cosa anche, diciamo, molto popolare e anche molto populista, diciamo, nel senso buono del termine, e la dobbiamo cavalcare. È stata fatta una cosa del genere in scorcio di legislatura e fine legislatura, ma è stata, come al solito, una truffa. Perché doveva esserci la nostra proposta, c'era stato qualche parlamentare
ex 5 Stelle che l'aveva adottata questa nostra proposta di legge, l'aveva portata in Parlamento, dove ovviamente il Parlamento è stata stravolta, è stata neutralizzata. Loro dicono che l'hanno introdotta, ma invece sono stati introdotti dei paletti che l'hanno resa sostanzialmente innocua. Noi invece dobbiamo rilanciare nella sua integralità, e quello può essere uno dei nostri cavalli di battaglia in questa campagna elettorale. Perfetto, io avrei una domandina, non so se 2 secondi, ma non si poteva prendere l'ultima legge elettorale valida che è stata riconosciuta e usare quella legge lì per votare invece di fare un'altra volta una cosa illegale? No, sì, si poteva fare, anche si poteva votare con un adattamento della legge elettorale passata e con le correzioni fatte dalla Corte Costituzionale, ma è ovvio, il punto è, certo, si potevano fare tante cose migliori di quelle che si sono fatte, ma questo non è stato, questi non sono ingenui, questi sono lucidi e determinati. Loro hanno fatto intenzionalmente una legge elettorale incostituzionale, una legge elettorale complicata, una legge elettorale che scoraggi gli elettori dall'andare a votare, perché il loro obiettivo non è essere votati, il loro obiettivo è non fare votare gli italiani, perché più italiani votano, più è a rischio il risultato elettorale, meno sono gli elettori che votano, più sono i militanti o quelli il cui voto si compra e che loro possono controllare. Cioè bisogna, per dare più peso al voto controllato, bisogna diminuire il numero degli elettori, perché meno sono gli elettori, ovviamente è più facile controllare. Purtroppo è siamo dentro un disegno che non è casuale, non è frutto di analfabeti, ma è un disegno lucido, preordinato, organizzato e che viene da lontano. Ok, grazie. Giancarlo Palazzolo. Mi hai aperto il microfono. Io ripasso le domande che arrivano dalla chat, evito di farlo io. C'è Franca Savio e Cristina Palma che chiedono, voglio chiedere al Presidente come dobbiamo muoverci nelle regioni nelle quali non c'è lista del popolo. Poi Franca voleva anche sapere cosa succede se usciamo direttamente dalla NATO. Grazie. Quindi, se noi usciamo direttamente dalla NATO, beh, dipende se da noi, sì, domani. Però cosa succederebbe? Potrebbe sapere. Beh, cosa succederebbe? Secondo me Antonio, mi senti? Non ci dichiara la guerra la NATO, non potrebbe farlo. E Antonio, mi senti? Franca, Antonio? Sì? Sì, sono io. Sì, ecco. Ciao. Sì. Io ho il microfono aperto, non so perché Fabrizio mi ha lasciato il microfono aperto. Va bene, dai. Volevo sapere però prima cosa fare nelle regioni in cui non c'è LDP. Sì, io arrivo subito a questa seconda domanda. Allora, rispondo a questa domanda e poi diamo la parola a Franca Savio. Sono sempre io che ho fatto questa domanda. Ah, allora, sei tu, va bene. Cosa, okay. Sì. Allora, io sono in Sardegna e volevo chiederti come dobbiamo muoverci noi delle regioni che non abbiamo le liste da votare. Poi, dato che io oggi ero ad Olbia all'incontro con Giulietto Chiese, ho avuto modo di parlare con diverse persone, alcuni sì. Sono molto scettici sul fatto che noi, come programma, abbiamo l'applicazione della Costituzione che l'Italia ripudia la guerra, perciò via fuori dall'Italia, dalla NATO. E mi è stato chiesto, ma a livello di ritorsione economica, cosa succederebbe? Perché se noi usciamo dalla NATO, gli americani ci tagliano tutto, ci tagliano i viveri, ci tagliano le esportazioni, noi siamo un paese che esporta molto negli USA, e la preoccupazione è anche quella che, noi usciamo dalla NATO, facciamo via tutti, ma poi cosa succederebbe? Grazie Antonio. Sì, allora, appunto, in parte avevo risposto prima. Ovviamente non siamo alla vigilia della presa del potere da parte della lista del popolo, della rivoluzione, quindi diciamo, non preoccupiamoci più di tanto, ma è giusto porsi diciamo, in prospettiva quali sono le conseguenze. Ma è chiaro che la nostra linea non sarebbe una linea, come dire, semplicemente negativa, ma una linea positiva, cioè uscire dalla NATO per riposizionarsi e riposizionare
diciamo, l'Europa, gli Stati europei, per vedere come ci metteremmo noi poi rispetto all'Europa e quello che accadrebbe. Nel senso che oggi il posizionamento dell'Italia e dell'Europa in generale è un posizionamento che risale ai tempi della guerra fredda, che è totalmente fuori dalla logica e fuori dalla contemporaneità. Cioè non siamo più ai tempi della guerra fredda, non c'è più la cosiddetta cortina di ferro. Aveva un senso, se aveva un senso, la NATO a quel tempo. Oggi non ha più un senso la NATO. Allora noi non diciamo usciamo dall'ONU, dalle Nazioni Unite, dallo scacchiere internazionale, siamo isolazionisti. Noi usciamo da un'alleanza atlantica che anzi si dovrebbe sciogliere perché non ha più senso, riposizioniamo l'Europa e a nostro parere l'Europa va riposizionata in modo equidistante tra i blocchi, perché noi stiamo dalla parte degli Stati Uniti di fatto e di fatto quindi tolleriamo le misure che sono state fatte nei confronti della Russia, perché non ragioniamo e riapriamo, diciamo, rapporti e relazioni diverse con la Russia e con la Cina rispetto a quello con gli Stati Uniti, che non diventa il nostro nemico, non è che gli Stati Uniti diventano il nostro nemico, semplicemente che noi vogliamo essere liberi e sovrani sul nostro territorio. Questo però, diciamo, meriterebbe un convegno di studi. Però questa è la linea. Riguardo l'altra domanda, le indicazioni. Non ci sono delle indicazioni rispetto a cosa fare nelle regioni dove non si vota. Noi ci rimettiamo, io ho detto, diversi che me l'hanno chiesto in varie regioni, riunite le assemblee regionali e assumete una posizione. È chiaro che sarebbe l'ideale avere una posizione omogenea. Non credo che esista in questo momento nessuna lista o movimento politico che possiamo dire corrispondente o con analogie rispetto alla nostra. Alcuni sostengono che dei nostri aderenti, ho sentito, ho letto alcuni interventi, alcuni dicono che voterebbero 5 Stelle, altri dicono che voterebbero Potere al Popolo. Io dico che sono giuste e sbagliate tutte e due le posizioni. Francamente sono contento, diciamo, di stare a metà tra la Sicilia e il Lazio, io voto nel Lazio, e quindi di non trovarmi in questo imbarazzo. E in senso speculativo potrei dire, ma non è neanche corretto dirlo come indicazione della lista, potrei dire, beh, in questo momento noi guardiamo il partito degli astenuti, laddove noi non siamo presenti con la nostra lista, si ingrossi pure il partito degli astenuti. E però, o di coloro che non votano, è una posizione. Certo è che queste elezioni sono un'elezione farsa, quindi sentire chi scrive dicendo beh, io non me la sento di non votare perché voglio fermare le destre, per fermare le destre voto Potere al Popolo, beh, io rispondo che io non condivido questa posizione, perché certamente non fermi le destre votando il Potere al Popolo, paradossalmente rafforzi anche le destre votando il Potere al Popolo, perché è dentro quell'impostazione superata e perdente, che finisce per alimentare la contrapposizione destra-sinistra, che è un paradigma che noi dobbiamo rovesciare, dobbiamo scavalcare. Dobbiamo scavalcare. Ok, Antonio, un'altra cosa. Giulietto sta rispondendo ai vari messaggi dicendo di annullare la scheda o di votare scheda bianca, ma questo non è tanto salutare né per noi né per il progetto futuro, perché annullando la scheda o votando scheda bianca, quella scheda va a favore della maggioranza. Perciò le indicazioni quali sarebbero? Io non vorrei mai votare un partito grande, io mi limiterei a votare uno di quei partiti piccolini, per non sprecare il voto, che sicuramente non avranno la maggioranza, però almeno non spreco il mio voto.
non so che cosa ne pensate voi, perché annullare la scheda o spasticciarla o votare scheda bianca non ha senso, a meno che non si vada dal presidente del seggio e gli si chieda di fare tutta quella procedura affinché il mio voto non venga considerato. Lo sappiamo meglio, domani, martedì abbiamo una riunione, un incontro con Giulietto e con gli altri fondatori, dei quali credo ci poniamo la questione, ma non credo dobbiamo assumerci noi la responsabilità di dare delle indicazioni, potremmo dare soltanto dei suggerimenti. Io francamente non mi sentirei di votare nessuno, potrei anche decidere, se fossimo in estate direi potremmo andare al mare, e nel senso che peraltro se noi partiamo dal presupposto che noi siamo l'unico movimento antisistema e un movimento antisistema non c'è sulla piazza, allora davvero sarebbe più coerente ingrossare il partito degli astenuti, che sono l'altro partito antisistema. Sono antisistema in modo radicale per sfiducia nel voto, ma se non c'hai l'alternativa al non voto, perché non votare? Poi ci sarebbe anche un'altra regione che potrebbe militare a favore di questa sorta di disubbidienza civile, e cioè l'altra regione è anche piccola pratica egoistica. Noi dobbiamo raggiungere il 3%, il nostro 3% si calcola sui votanti. Quindi un incremento del numero degli astenuti ci aiuta a far considerare i voti che noi prenderemo in termini aritmetici e numerici un po' più vicini al 3%. So che il traguardo del 3% in queste condizioni, con 8 regioni alle quali votiamo, è un'impresa estremamente ardua, quasi impossibile. Ma dico che in quest'ottica ci aiuta di più non andare a votare, piuttosto che andare a votare scheda nulla, scheda bianca. Perciò tu dici di non andare a votare assolutamente? Non mi devo neanche presentare al seggio a votare? Secondo me sì. Ok, grazie Antonio. Sei stato veramente molto, molto bravo a rispondermi. Grazie. Benissimo. Ciao. Ok, Mattia Loi, parla. Sei tu. Mattia? A me il computer sta andando in palle, qua va tutto lento. Non ci sei, Mattia. Ok. Ok, puoi parlare. Mi sa che abbiamo dei problemi con il computer. Anzi, intanto riempio, diciamo, il vuoto. Più ci penso e più mi convinco che dovremmo fare una iniziativa del genere, cioè di proporre di non andare a votare lì dove non siamo stati ammessi. Sarebbe anche una cosa coerente rispetto al fatto che noi non siamo presenti in alcune regioni perché siamo stati sostanzialmente, brutalmente e illegittimamente stati estromessi dalla partecipazione alla competizione elettorale per effetto di quella legge elettorale incostituzionale e a causa di tutti gli ostacoli di tipo politico, burocratico, amministrativo che ci sono stati frapposti e che abbiamo denunciato nella conferenza stampa di martedì scorso. Ok, io devo dire, vediamo se Mattia Loi riesce a parlare perché... Sì, sono qua, mi sentite? Perfetto. Sì, perfetto, chiedo scusa per il video, ma con le condizioni di banda ho dovuto necessariamente chiudere per sentirvi bene. Allora, premesso chiaramente quello che il dottor Ingroia ci ha appena detto sulle condizioni di partecipazione, volevo comunque sapere quale fosse il suo punto di vista riguardo agli altri protagonisti, quelli delle queste elezioni, quelli che lui sente più vicini e affini e quelli invece che sono più distanti a livello di ideologia e di intenti. Ecco, magari una brevissima panoramica su tutte le proposte politiche che ci sono in campo?
Ma brevemente, dottore, faccia lei magari le figure con cui... Vabbè, dice... allora, noi allora, siamo certamente e totalmente alternativi agli schieramenti politici che sono stati principali responsabili del disastro nel quale oggi ci troviamo. E quindi ugualmente schieramento di centrodestra come schieramento di centrosinistra, che ruota attorno a Forza Italia da una parte, che se non uguali, pari sono. Come dire. Poi, andando e seguendo appunto l'ordine dei poli cosiddetti più consistenti, poi c'è il Movimento 5 Stelle. Rispetto al Movimento 5 Stelle, io lo considero fra i tre poli, diciamo così, quello con il quale noi abbiamo, uso l'aggettivo potenziali, maggiori affinità, ma poche chance attuali di convergenza. Le affinità attengono alla nascita, all'origine, alla genesi e allo spirito, se vogliamo, di tanti elettori del 5 Stelle, non di tutti gli elettori del 5 Stelle, sia chiaro, ma di tanti elettori del 5 Stelle, più di quelle che abbiamo con il centrodestra e più di quelle che abbiamo nei confronti del centrosinistra, tranne, devo dire, c'è una base soprattutto del vecchio elettorato del PD nostalgico, del PC, con il quale probabilmente qualche affinità c'è, che continuano a votare PD soltanto perché sono convinti che questi siano gli eredi di Berlinguer. Però tendenzialmente io vedo prevalenti affinità rispetto a questi tre blocchi con il Movimento 5 Stelle. Dico però improbabili chance di convergenza perché, anzi, negli ultimi giorni, direi nelle ultime settimane, stanno crescendo le divergenze rispetto alle posizioni che ha assunto Di Maio, che oggi a tutti gli effetti è il capo della forza politica del Movimento 5 Stelle. Le sue posizioni in materia di politica internazionale, di euro, di sovranità nazionale, non sono le stesse che il Movimento 5 Stelle aveva alle sue origini e non sono le stesse neanche che il Movimento 5 Stelle aveva due mesi fa. Cioè, nel senso che c'è stata una progressiva accelerazione e, come dire, omologazione del Movimento 5 Stelle che si è rafforzata da quando Di Maio è stato dichiarato capo di questa forza politica. Poi, andando avanti, con Liberi Uguali noi siamo nettamente diversi e alternativi per due ragioni. Dentro Liberi Uguali ci sono alcuni dei principali responsabili e artefici del disastro in cui si trova l'Italia oggi, che si chiamano Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani, che sono stati coloro i quali, da ministri e da uomini politici, hanno determinato quelle, uso un eufemismo, ma dovremmo dire peggio, irresponsabili politiche di liberalizzazione, di privatizzazione che hanno distrutto lo Stato sociale in Italia. Dopodiché c'è una componente, diciamo così, di sinistra dentro Liberi Uguali che è molto simile a quella che c'è dentro Potere al Popolo, dalla parte quella di Sinistra Italiana, dall'altra parte quella di Rifondazione Comunista, che però hanno il limite che avevo detto prima, avevo detto all'inizio, il limite della sinistra e della sinistra radicale, che non ha nessuna chance per fare alcun passo in avanti, anche se abbiamo delle obiettive convergenze programmatiche, soprattutto sul tema dello Stato sociale e della ricostruzione dello Stato sociale, per ricostruire quello che loro stessi però hanno distrutto quando stanno al governo. Credo di aver esaurito il fronte. Grazie, sei precisissimo. Purtroppo la persona che c'era dopo, Ciro, non c'è. Allora vediamo Francesco Leone, di dargli la parola. Francesco, parla, ci sei, è il tuo turno. Sì, pronto.
Mi sentite? Sì. Allora, la domanda che volevo fare era un po', si rifaceva un po' al discorso delle posizioni tenute dal movimento in questione di politica estera. Se noi riusciamo, uscendo noi dalla NATO e quindi dichiarandoci come paese neutrale, che rapporti avremmo, che dovrebbe tenere, che l'Italia che rapporti dovrebbe tenere con i paesi che però hanno dei sistemi totalitari o che comunque tendono a questi, come per dire la Turchia di Erdogan, che praticamente si è avviata verso tagliare la parola alla dissidenza interna. Grazie. Grazie, allora, Franco. È chiaro che non è la questione dei diritti umani, dei diritti civili, deve costituire sempre un punto che va sempre difeso e sostenuto, però dopodiché ci sono l'economia, ci sono noi, ripeto, noi non siamo nemici di nessuno se parliamo di neutralità, per cui un conto è la condanna delle eventuali violazioni dei diritti umani che si verificano in qualsiasi parte del mondo, ma davvero in qualsiasi parte del mondo, e quindi bisognerebbe farlo nei confronti della Turchia o bisognerebbe farlo nei confronti degli Stati Uniti d'America, dove le violazioni dei diritti umani avvengono. E altro conto è ciò che riguarda i rapporti economici fra Stati. Non sono comunque io l'esperto della politica internazionale del nostro gruppo, del nostro amico Giulietto Chiesa, però è chiaro che la nostra posizione è questa. Perfetto, tieni conto che abbiamo ancora 9 persone in lista. Sì, sì, perché ho letto delle domande che qualcuno mi ha fatto, una domanda fatta sulla questione dei 2 mandati per ogni parlamentare. Non è presente il programma della lista del popolo perché noi siamo così giovani, non ci siamo neanche posto il problema del secondo mandato, quando sarà già difficile avere il primo, diciamo a breve. Però il tema della rotazione degli incarichi credo che sia un tema importante. Noi siamo contro, ovviamente, qualsiasi professionista della politica, però siamo per le competenze, cioè noi siamo perché siano valorizzate le competenze tecniche e professionali dentro ovviamente un quadro e una posizione politica. Perfetto. Giovanni Palermo. Posso fare una domanda anch'io, per favore? Ti metto in lista. Alfredo Bellucco, sì, lo facciamo intervenire subito dopo. Dai. Non lo so, in lista ce l'hai tu comunque. Sì, no? c'era Giovanni Palermo. Sì, ti metto in lista. Giovanni Palermo non parla. Va bene, allora fai la domanda. Alfredo. Io? Sì. Visto che... Allora, intanto saluto Antonio, che ci siamo anche sentiti stamattina. E niente, la mia battaglia della vita è quella contro l'usura, sia quella commessa in ambito criminale, ma soprattutto quella commessa in ambito bancario. Ora, sembra una cosa strana, ma le banche attraverso le spese, le commissioni e l'anatocismo, ovvero gli interessi sugli interessi, dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 1996, 22 anni fa, hanno praticato l'usura più o meno nell'80% dei rapporti Aspetta, cosa è successo? Non ti sentiamo più, Alfredo. Pronto? Eccoci. Mi senti? Sì. Anatocismo. Ecco, allora, stavo dicendo che attraverso questi meccanismi le banche hanno praticato l'usura. Quindi noi abbiamo la certezza, perché ho vinto una causa anche mercoledì scorso qui a Padova, dove abbiamo dimostrato il superamento di 6 trimestri tasso soglia di usura, e abbiamo recuperato su un conto, pensate, chiuso nel 2014, però iniziato proprio nel 96, la data di entrata in vigore della legge, abbiamo recuperato per un albergatore di Abano Terme qualcosa come 158.000 euro.
Ora, non è un caso isolato, noi abbiamo un caso purtroppo di un martire suicida che si è sparato nel 2011, Giovanni Schiavon, credendo di essere debitore con due banche per circa 100.000 euro, poi i conti fatti abbiamo dimostrato in tribunale, sempre a Padova, che era la sua azienda che era creditrice per un totale di 300.000 euro. Fai la domanda. Come ho detto, la domanda, faccio un altro piccolissimo. Ci sono 350 miliardi di euro che stanno per essere passati all'incasso per questi motivi, per crediti incagliati, cosiddetti NPL. Noi dobbiamo, lo dico come candidato, dobbiamo fare una grande campagna nei confronti della gente, Antonio, perché bisogna dire che prima di pagare qualunque debito con una banca venga analizzato per vedere se ci sono truffe e usure all'interno del rapporto. Questa è la cosa fondamentale che dobbiamo fare. Ci sono 9 milioni e 700 mila debitori. Grazie. Grazie, grazie, è vero. Grazie. Vabbè, ho poco da aggiungere a quello che diceva Alfredo, che condivido in pieno e che abbiamo infatti inserito nel nostro programma elettorale l'inasprimento intanto della tutta la legislazione in materia di usura bancaria e anche l'inserimento di misure che, come dire, semplifichino l'individuazione della responsabilità. Sono tutte le proposte che sono venute dall'associazione di cui è presidente Alfredo Bellucco. Cioè, il meccanismo è questo. Così come in un giornale il direttore del giornale è responsabile, in base alla legge sulla stampa, delle diffamazioni commesse dal giornalista, perché il direttore, si chiama infatti direttore responsabile, è responsabile delle eventuali diffamazioni o calunnie contenute nei giornali, questo scritto sul giornale, questo determina quindi un suo onere di controllo, di vigilanza sui suoi giornalisti. La stessa cosa si deve fare all'interno delle banche, e cioè che nel caso in cui si verifichino casi di usura bancaria, occorre individuare una figura di responsabile all'interno dell'organizzazione delle banche che automaticamente sia responsabile per omesso controllo e per quindi la conseguente, quantomeno per la conseguente negligenza, responsabilità che deve essere penale e civile per i danni che sono conseguiti al risparmiatore, all'imprenditore, alla famiglia che è rimasta vittima del sistema bancario e dell'usura bancaria. Introdurre questo sistema, innanzitutto, ovviamente faciliterebbe l'individuazione dei responsabili all'interno di strutture spesso impersonali come le strutture bancarie, e soprattutto costituirebbe un grande deterrente contro l'usura bancaria. In più, per essere anche pratici, diciamo in termini anche utilitaristici, dimostrerebbe che noi siamo davvero i rappresentanti, cioè noi i rappresentanti dei cittadini vittime del sistema bancario. Cioè, nel senso che questa posizione su questo tema, sul tema dell'usura bancaria, è perfettamente coerente con la posizione che noi assumiamo rispetto alle questioni, diciamo, di macroeconomia, e cioè l'Italia che ha perso la sovranità perché è vittima delle lobby bancarie, e parliamo dell'alta finanza della grande banca, da una parte sul piano quindi politico, sul piano internazionale, dall'altra parte sul piano nazionale noi siamo dalla parte dei risparmiatori vittima del sistema bancario. Questa è un po', diciamo, la nostra linea su questo punto. Ok, grazie. Perfetto, grazie, grazie a te. Graziano Ruggero. Ruggero, mi raccomando, ci abbiamo ancora 8 persone, okay. 30 secondi per la domanda. Buonasera a tutti, e buonasera dottor Ingroia. Dunque, la domanda che io le voglio fare è questa, molto semplice. Sulla base del fallimento del progetto di ridisegno della Costituzione da parte del PD, che
per fortuna è naufragato il 4 dicembre dello scorso anno, volevo capire se è possibile, è fattibile un progetto di riduzione, per esempio, degli esponenti dei due rami del Parlamento. Sì, contemporaneamente l'ho distratto e stavo leggendo un messaggio nella chat. Quindi rispetto alla Costituzione, se è possibile la riduzione dei membri del Parlamento? Sì, era una delle poche proposte, diciamo, che poteva essere, diciamo, interessante della deforma costituzionale, una delle poche interessante della deforma costituzionale. Teniamo conto però che ovviamente più ridotto il numero dei parlamentari, più spesso il meccanismo si fa, più si riducono le chance di rappresentanza anche delle piccole forze parlamentari. Quindi dobbiamo anche fare, diciamo, questo tipo di ragionamento, anche se potenzialmente in linea di principio sono d'accordo. Ok, grazie. Perfetto. Allora, il prossimo. Prossimo, Alessandro Raccichini. Alessandro, ti apro il microfono, puoi parlare. Sì, buonasera dottor Ingroia, buonasera a tutti. La mia domanda è questa. Ciao, volevo sapere cosa ne pensa del Partito Valore Umano di Galloni. E adesso la domanda che mi viene anche è se lei conosce Decipa, riferito al controllo dei conti correnti. Ammetto, diciamo, la mia ignoranza sul punto, non so cosa sia Decipa. Non importa, comunque sempre riferito a... la mia domanda era perché mi dicono spesso delle alleanze, siamo ottimisti. Allora, parlando di economia, io seguo molto Galloni, non sapevo neanche che c'era questo partito Valore Umano, e allora non so... Sì, ho saputo anch'io, ne ho poca cognizione, diciamo, del Partito Valore Umano in sé. Anch'io conosco Galloni, ci siamo incontrati delle volte, ho una discreta, anzi, ne ho stima come economista. Non so poi se questo movimento politico, però un movimento politico, diciamo, interessante, non lo so, perché da quel poco che ne ho letto mi sembra però con un programma un po' generico, mi è parso. Però non voglio tranciare il giudizio senza conoscerlo in modo approfondito. Ok, e Cristina Palma, vai, puoi fare la tua domanda. Scusate, no, la mia domanda è già stata posta, nel senso era le indicazioni di voto. Intanto saluto tutti, scusate. Indicazioni di voto o eventualmente a cosa rispondere, ma direi che Antonio ha già ampiamente risposto. Ok, gli altri che dovevano fare domande, un secondo, Sarno. Ok, Roberto Sarno, allora puoi fare la tua domanda, vai. Parla. No. Pronto? Vai Roberto. Allora, volevo chiedere alcune cose per quanto riguarda la fiscalità, per quanto riguarda le imprese, dato che comunque l'imprenditore sono tartassato. Volevo chiedere che idea ha il partito in base a quello che dice anche Berlusconi per quanto riguarda la flat tax. Per quanto riguarda la riduzione delle tasse per la crescita delle imprese. Allora, la flat tax è una... noi siamo contrari alla flat tax. La flat tax è semplicemente una cosa demagogica, è uno slogan che poi, tra l'altro, sarebbe contrario al principio costituzionale della progressività delle imposte.
Ma invece noi riteniamo, anche noi riteniamo che la pressione fiscale sia insostenibile in Italia, ma la pressione fiscale che è insostenibile sulle imprese in particolare, che quindi non consente di dare chance di sviluppo, di crescita e quindi di occupazione, noi lo affrontiamo con il nostro programma economico, con la nostra proposta. Nel senso che, ora non sono economista, quindi non sono in grado di dire i numeri, di entrare nel dettaglio, ma la nostra proposta, che trovate nel nostro programma, cioè la trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in una banca pubblica che emetta moneta, sia pur la moneta parallela fiscale, che è il nostro il nucleo della nostra proposta economica, immettendo liquidità nel circuito finanziario, consentirebbe di rilanciare l'economia con una crescita del PIL. Con la crescita del PIL si avrebbe un maggiore sviluppo, si potrebbe abbattere una parte del debito pubblico, mentre un'altra parte andrebbe ridenominata come deficit necessario, come liquidità, e questo potrebbe far diminuire le tasse e aumentare l'occupazione. Perfetto. Ok, allora Andrea Zonca. Andrea Zonca. Sono più rapido nelle risposte perché il tempo corre. Sì, esatto, ma abbiamo solo una persona, quindi perché molti mi stanno scrivendo che lei ha già risposto alla loro domanda, qualcuno si no, per esempio, cioè, leggo qui Lamberto Roberti, penso alle Marche, che scrive: sarà possibile prevedere bene un festival della Costituzione? Sì, sarebbe un'ottima cosa, secondo me la dobbiamo cominciare a pensare, non per scimmiottare, diciamo, i partiti e i grandi movimenti politici, però secondo me è una kermesse da fare a fine primavera, inizio estate, fra fine maggio e giugno. Poi bisogna vedere in relazione anche alle date delle elezioni delle elezioni amministrative che ci saranno, potrebbe essere una bella cosa, fare un bel festival della Costituzione all'aperto in un parco, con convegni, musica, insomma, un momento anche di ritrovo della comunità. Sì, era già stato organizzato in termini di programma, itinerante in 5 luoghi in tutta Italia, equidistante un po' da tutti, e comunque ci sarà da sottoporlo poi. Ok, poi ci entriamo nel dettaglio, va bene. Sì. Okay. Dicevo, a proposito della campagna elettorale, questo è molto importante, e bisogna monitorare, e io lo sto facendo, sia la televisione che i giornali, in termini di centimetri quadri e in termini di minuti, perché noi agendo nei confronti di costoro con l'autority, otterremo negli ultimi giorni, cosa più importante, gli stessi tempi, gli stessi centimetri quadri che abbiamo parlato. Però abbiamo parlato con la GCOM, che ci ha detto di fare, li faremo tutti i reclami necessari. Però il punto è che non dobbiamo avere troppe illusioni, nel senso che le testate televisive preferiscono pagare le sanzioni cui verranno sottoposte per la violazione della par condicio piuttosto che invitarci. Questo è il tema. Hanno messo nel conto di pagare la sanzione alla GCOM. Il punto è che lì bisognerebbe fare una proposta di modifica della legge, alla quale l'AGCOM non dovrebbe impartire soltanto sanzioni economiche, ma dovrebbe avere il potere di oscurare l'emittente televisiva. Vedi così come quella rispetto a commissariare. Credo che possa intervenire direttamente l'autore di Napoli. Va bene. Allora, bisogna studiarla meglio, ok. Mandami una mail. Ok, Andrea Zonca. Se non c'è Andrea, mamma mia, ok, se non c'era... Sì, Frank, rispondo a Frank Assario. Sì, bisogna raccogliere, ovviamente, purtroppo bisogna di nuovo raccogliere le firme, anche le firme l'hanno già raccolte, se si torna a votare tra dei mesi. Andrea Zonca, vuoi parlare? Per la tua domanda? Grazie, Antonio. Allora, mute all. Andrea Zoia. Un secondo, è qua. Ti ho mutolito.
non riesco più a togliere il mute. Ok. Zonka, se vuoi parlare, ci siamo. Non c'è. Ok. Graziano Ruggero. Rispondo a Balosetti nel frattempo. Sì. Certamente grazie. Noi siamo abbiamo detto che siamo contro ogni sanzione di tipo economica, a maggior ragione quella nei confronti della Russia. Ok. Luca Sarzi, ci sei? Vuoi parlare? Fare la tua domanda? Luca? Niente, non c'è neanche lui. Graziano Valerio Ruggero. Gennaro ha fatto una domanda, ci sta ancora, non l'ho capito molto però, questa è la proposta di Valerio da Genova. C'è Valerio? Vediamo. Valerio Gennaro? Sì, c'è Valerio Gennaro. Non c'è? Sì, c'è. Parla Valerio. Saluto tutti per il lavoro serale domenicale. Mi chiedo quanto in questa fase delicata si possa in realtà proporre e incoraggiare la popolazione proprio a partecipare di più, a vigilare, a prescindere quindi da come andranno le elezioni e con queste indicazioni di voto appunto varie, che per cui ci si tappa il naso oppure non si va a votare direttamente, ma proprio partecipare, perché è la partecipazione che non è prevista proprio da questi nuovi partiti, da questi personaggi che stanno occupando l'ambiente pubblico, e non sono probabilmente sarebbe un modo per prendere un po' il contropiede questo tipo di impasse, di palude sociale, politica, che fa danni appunto all'economia e anche alla salute delle persone. La proposta è quindi molto semplice, non so se si è sentito, se è comprensibile. Sì, chiaro. No, ciao Valerio, grazie. No, io sono perfettamente d'accordo. Il momento elettorale parlamentare è anche per noi è stato un momento di passaggio, di un'occasione per coagulare dei cittadini che la pensano sostanzialmente nello stesso modo, creare una comunità, un gruppo, e da qui poi si riparte. Non abbiamo l'obiettivo delle prossime elezioni, o meglio, le prossime elezioni sono anche una componente della nostra attività, della nostra mossa del cavallo, del movimento. Ovviamente la cosa principale è promuovere la partecipazione, la riattivazione di una partecipazione al dibattito sul territorio, sui temi che riguardano la vita di ciascuno di noi, quindi ambiente, salute, lavoro. E allora su queste cose bisogna promuovere iniziative sui territori e iniziative nazionali. Il movimento nasce anche e soprattutto per questo. Grazie. Perfetto. Giancarlo Palazzolo da Facebook direi che aveva alcune domande. Vediamo. Giancarlo. Parla pure. Adesso si è sbloccato. In effetti potremmo farla fare direttamente a Francesco Bombino. C'era qualcuno che chiedeva di abbattere Giovanni Palermo, di abbattere l'immunità parlamentare e confiscare i beni ai politici corrotti. Vabbè. La faccio io, dato che sono con il microfono aperto. Allora, l'adesione alla lista del popolo non è una passeggiata. La sua nascita è antisistema, cioè rivoluzionaria. I padroni dell'universo non staranno con le braccia conserte. Come primi passi si faranno i sorrisini, battutine, eccetera, e poi la storia c'è maestra, guardiamo Allende, Moro, insomma a quel punto lì la vera solidarietà serve, la vera solidarietà convinta di tutti i fratelli e amici della lista del popolo. Cioè vuol fare intendere che una strada da percorrere sarà tutta in salita e toccando i tasti nevralgici che noi come unica lista e come unico programma stiamo toccando, io credo che assieme a Francesco Bombino si sveglieranno i cani che dormono, e quindi magari chiediamo al dottore Ingroia come ci si sentirà ad essere al centro di un turbinio di forze nemiche. Vabbè, diciamo che questo
non ci fa paura. Del resto, nel nostro primo documento che avevamo scritto, l'appello ai cittadini e alle cittadine che abbiamo scritto con Giulietto, era appunto un appello a donne e uomini coraggiosi che si assumano, diciamo, con coraggio un'iniziativa e una responsabilità per attivarsi e affrontare tutte le conseguenze del caso. È chiaro che, come abbiamo messo anche il motto nel nostro sito del Mahatma Gandhi, prima ci deridono, poi ci combattono, se non ricordo male, ci fanno la guerra, cose del genere, e poi vinceranno. E è chiaro che abbiamo già superato la fase della derisione, anche se ogni tanto continua, diciamo, il risolino, perché siamo piccoli e magari se non dovessimo raggiungere il 3% continueranno su questo tono. Ma siccome sono convinto che noi cresceremo perché statisticamente la maggior parte di quelli che vengono a conoscere il nostro programma poi finiscono per aderire al nostro movimento, comunque a condividerlo, e quindi questo dimostra come non possiamo che crescere, diciamo, andando avanti. Nel momento in cui cresceremo e cominceremo a entrare nelle istituzioni, faremo paura. Già nelle istituzioni ci siamo, perché abbiamo alcuni consiglieri comunali che si sono già dichiarati dalla lista del popolo. Giancarlo Palazzolo lo sa bene, perché anche sul suo territorio c'è appunto un consigliere comunale di Ragusa che si è già dichiarato pubblicamente dalla lista del popolo. Credo che ce ne sia almeno una in Toscana, e altrettanto non so se lo ha reso pubblico, dovrei chiedere ai toscani che sono in collegamento se è così, ma comunque, e queste cose le dobbiamo rendere sempre più pubbliche. Quindi siamo già dentro l'istituzione. Quando entreremo nelle istituzioni in modo sempre più importante, ci faranno la guerra e ne vedremo delle belle. Noi certamente, al contrario dei 5 Stelle, non ci omologheremo mai alla vigilia dell'entrata nei palazzi, come invece sta facendo Di Maio, che è una triste parabola di un movimento, il Movimento 5 Stelle, che era nato, diciamo, di rinnovamento e antisistema, mentre invece oggi somiglia agli altri partiti. E questo però lo facciamo, diciamo, con orgoglio e con coraggio, tutti insieme. Quindi la forza della comunità aiuta ad avere più coraggio. Perfetto. Simone Stella. È sparito, è uscito adesso. Mannaggia. Ok. Allora, se qualcuno vuole fare una domanda, scrivetelo in chat. Lamberto Roberti. Abbiamo già sentito, no? Lamberto Roberti, l'abbiamo già sentito. C'è una domanda sulla scuola di istruzione. Non sono uno specialista, però sulla scuola e l'istruzione, Nazareno Pisano l'ha chiesto in più di una chat. E noi ovviamente siamo, in senso diciamo negativo, cioè dal punto di vista delle abrogazioni, e per l'abrogazione della buona scuola di Renzi. Il primo nostro impegno è quello di fare tabula rasa di tutte le leggi che noi riteniamo incostituzionali, perché contrarie alla Costituzione. Allora, la buona scuola è contraria alla Costituzione, va eliminata. E dopodiché bisogna fare invece un percorso inverso di valorizzazione della scuola pubblica, di valorizzazione dei tanti insegnanti la cui professionalità all'interno della scuola pubblica è stata disprezzata e mortificata in questi anni. Abbiamo tanti, tanti insegnanti del nostro movimento che stanno contribuendo a redigere diciamo delle proposte poi specifiche e concrete. Ecco perché una delle prime cose che dobbiamo fare dopo il 4 marzo è quello di costituire dei gruppi di lavoro per arricchire il nostro programma con misure settoriali importanti.
Perfetto. Ecco, abbiamo Glauco Benigni che voleva intervenire, e quindi Glauco, vai, che hai il microfono aperto. Allora, buonasera, mi sentite? Sì. Sì. Hey, Glauco, ciao. Ciao, ciao Antonio. Allora, dunque io mi occupo, sono il responsabile della comunicazione, quindi devo fare un intervento, che è un intervento classico. Innanzitutto devo ringraziare Antonio per la sua cortesia, la sua disponibilità, la sua chiarezza. Devo poi ringraziare tutto lo staff, perché quello a cui stiamo assistendo non è una cosa che si è fatta con la bacchetta magica. Voi vedete Fabrizio Ciancio dalla Florida che sta lì, apre e chiude i canali, però oltre a lui ci sono anche mobilitati Stefano Becciolini, Giuseppe Pezzano e lo stesso adesso Giancarlo Palazzolo e Emanuela Silla. Quello che vi voglio dire è che noi in questo momento siamo riusciti a inoltrare questo streaming su altre 20 pagine Facebook, quindi è ovvio che questo sistema in qualche modo sta funzionando. Erano tutte pagine Facebook che si erano già dotate del logo Lista del Popolo, quindi erano pagine Facebook di fratelli, di sorelle, però diciamo che per cerchi concentrici stiamo andando verso il raggiungimento dei 150.000, diciamo, utenti di portata, che corrispondono poi a 10, 12, 15 mila spettatori, e quindi questo è un successo, devo dire, di tutti. Infatti io ringrazio anche tutti gli ospiti, quelli che si sono prestati a fare le domande, quelli che ne faranno ancora e quelli che sono andati in linea chat. A proposito della chat, infatti sì, vedo qualcuno che dice: ma si potranno fare altre cose? Assolutamente sì. Il prossimo giovedì, che è il 22, sarà con noi Alberto Michalizzi, che è uno dei grandi responsabili, diciamo, della politica economica della Lista del Popolo. Per cui chi vorrà potrà anche fare a lui domande di ordine più propriamente economico, in particolare sui certificati di credito fiscali, sui people coin e così via. Poi domenica ci sarò io, che insomma cercherò di rispondere a tutte le questioni che riguardano la rivoluzione digitale, intesa come un pezzo, diciamo anzi forse uno dei grossi motori dell'economia del futuro, tutto quello che c'è dietro la rivoluzione digitale, e probabilmente fare delle ipotesi su quello che potrà esserci a brevissimo. Quindi abbiamo detto Michalizzi il 22, Benigni io il domenica prossima, e poi la chiusura, diciamo, per concludere i fondatori, no? Ci sarà Alessandro Diotallevi, che è un grande responsabile delle questioni giuridiche, che risponderà sulla class action, alla quale noi teniamo molto. Non so se voi avete saputo, perché i giornali ne hanno parlato poco, che abbiamo intenzione di chiamare, secondo le procedure della class action, a giudizio quelli della Standard & Poor's, cioè quelli che con una firma, diciamo, una decisione falsa, unilaterale, impropria, ci sono costati 120 miliardi di euro. E insomma ci sono anche delle responsabilità da parte dei nostri ministri dell'economia, che ancora non si sono costituiti parte civile. Quindi per i prossimi, diciamo, giovedì, venerdì e giovedì prossimo, si rifaranno questi che noi chiamiamo faccia a faccia, e che hanno avuto una brillante partecipazione, diciamo, nel mosaico, e un grosso seguito all'esterno, quindi sta andando bene. Adesso io potrei farlo io, o potrebbe farlo Fabrizio, non lo so. No, possiamo andare a, recuperare tutte le domande che sono state fatte nella chat, alle quali ancora non abbiamo dato risposta, perché ce ne sono molte. Dunque, allora, io intanto qualcuno l'ho già individuata. Ecco, allora, e rispondo subito, perché questa è una domanda che mi viene fatta spesso e l'abbiamo chiarita più volte, ma la chiariamo ancora una volta. Perché non siamo, perché non abbiamo fatto una lista comune con potere al popolo? Allora, Andrea Zonca ha fatto questa domanda. Allora, la risposta è, in primo luogo, perché è banale dirlo, ma così è, potere al popolo non ha voluto fare la lista con noi, nel senso che almeno con alcune componenti di potere al popolo,
non con la Rifondazione Comunista e non col Partito Comunista, perché noi tendenzialmente non intendevamo fare liste con partiti, comunque con le altre componenti, cioè i giovani di Jeso Pazzo ha avuto uno scambio di idee Giulietto Chiesa, i pezzi della i vertici della piattaforma Eurostop, cioè Giorgio Cremaschi e il Franco Bartolomei di Risorgimento Socialista, che poi sono confluiti tutti in Potere al Popolo, erano parte dei primi incontri che noi avevamo fatto ed erano interessati al nostro programma, tant'è che loro sapevano, prima ancora che esistesse il Potere al Popolo, sapevano che noi stavamo per partire con una nostra lista, la lista del popolo della Costituzione, per cui così per dovere di cronaca diciamo che l'idea di usare la parola popolo siamo stati noi per primo a utilizzarlo, esisteva già la lista del popolo per la Costituzione, abbiamo fatto la conferenza stampa il 16 novembre con la lista del popolo per la Costituzione, quando Potere al Popolo neppure esisteva. Dopodiché sono venuti in delegazione ad incontrare me personalmente, Giorgio Cremaschi e Franco Bartolomei, proponendoci dopo l'assemblea, dopo la conferenza stampa del 16 novembre, e avendo saputo che la conferenza stampa del 16 novembre era andata bene, diciamo, ha avuto una certa risonanza nelle TV, eccetera, proponendoci di stare con noi, cosa che non ci avevano detto nei giorni, perché se loro avessero aderito alla nostra proposta, sapendo che il 16 avevamo organizzato la conferenza stampa, sarebbero stati assieme a noi al nostro fianco lì, comunque, e proponendoci, anzi Franco Bartolomei per la Verità per il Risorgimento Socialista era nella saletta alla conferenza stampa, poi ha deciso di seguire un'altra strada, e ci aveva proposto, dopo che noi avevamo già presentato la conferenza stampa, di buttare via il simbolo, buttare via il nome, perché non facciamo una cosa insieme cambiando nome e simbolo? E noi abbiamo detto, scusate, è un po' tardi, noi siamo aperti a parlare con chiunque, se voi siete d'accordo con il nostro programma ne potevamo anche discutere del simbolo, del nome, ma non dopo la conferenza stampa. Cioè loro sono venuti a farci questa proposta chiedendoci di buttare via il patrimonio che comunque avevamo conquistato di spazio e il 16 novembre alla conferenza stampa. A quel punto loro hanno fatto l'accordo con Rifondazione, questo perché è nato, bene che si sappia, come nasce il Potere al Popolo. Il Potere al Popolo nasce da un'iniziativa, per carità, è apprezzabile, di questi giovani di Jeso Pazzo, ma soprattutto quando Rifondazione Comunista rompe con Sinistra Italiana, Civati e compagnia, che decidono di fare Libero Uguale. La Fondazione Comunista rompe con loro e decide di costruire un giocattolo assieme ai ragazzi e ai giovani di Jeso Pazzo. Con una certa abilità questa volta si sono messi, diciamo, si sono mimetizzati meglio, almeno apparentemente, perché il simbolo è un simbolo nuovo, non c'è il simbolo di Fondazione Comunista, hanno scelto come portavoce questa donna, questa giovane precaria che viene dal mondo di Jeso Pazzo, diciamo così, e non di Fondazione Comunista, però tutti coloro i quali con le quali stanno sui territori sanno benissimo che la raccolta delle firme l'ha fatta la Fondazione Comunista, le liste sono state costruite anche in assemblea, ma insomma, con una forte prevalenza di partito, di Rifondazione Comunista, però per carità, questo diciamo per dovere di storia. Io ripeto e ritengo che al di là dell'iniziativa di Jeso Pazzo, che è un'iniziativa che a noi interessava, tanto che Giulietto è andato alla prima assemblea di Jeso Pazzo, che era stata a Roma, proponendo questi ragazzi di fare la cosa insieme, ma poi loro hanno deciso di fare una cosa diversa assieme alla Fondazione Comunista. Ritengo però che alla fine ne è venuto fuori un progetto politico che assomiglia tanto appunto a quello che feci io con Rivoluzione Civile cinque anni fa, con una invadente presenza di partito che, per carità, io rispetto, ma non condivido, e secondo me è sbagliata, perché dentro la logica è la vecchia lista da sinistra radicale che ha già perso prima di partire. Poi
per carità, gli auguro di andare bene, naturalmente auguro alla nostra lista di andare meglio, ma la confusione del nome non è una confusione che abbiamo avuto noi, ma è stata un'imitazione che hanno fatto loro, chiamiamo le cose al loro nome. La lista del popolo esisteva già ed era stata pubblicizzata in una conferenza. Il potere al popolo se lo sono inventati qualche giorno dopo la nostra conferenza stampa. Chiusa. Bene, c'era Graziano. Ah, domanda su Battiato. Franco Battiato. Franco Battiato fece un'adesione alla Rivoluzione Civile all'epoca in virtù di una stima che aveva soprattutto nei miei confronti, però l'ho perso di vista da un po' di tempo, poi ha avuto percorsi, diciamo, politici un po' particolari, che se era stato assessore anche in Sicilia, il governo Crocetta del PD, insomma. Comunque, credo che Battiato voglia stare fuori dalla politica. L'unico che, col quale avevamo avuto invece dei contatti è stato semmai Antonello Venditti, che aveva mostrato simpatia e apprezzamento nei confronti del nostro progetto, però poi per la verità non ci siamo più sentiti, chi lo sa, vediamo il giorno della chiusura della campagna elettorale, mi pare difficile, comunque lo cercherò nel prossimo giorno. Ok, Graziano Ruggero voleva fare una domanda. Sì, mi sentite, sì, vero? Sì. Perfetto, allora, dottor Ingroia, le volevo chiedere, quale, non so se ha già risposto a questa domanda che adesso per fare, in tutti i modi, volevo sapere come si pone rispetto al possibile ripristino delle tutele per i lavoratori che sono state eliminate con, diciamo, la legge Fornero e l'annullamento dell'articolo 18. E poi le volevo anche chiedere se lei ha idea di un progetto, della fattibilità di un progetto per migliorare il servizio percepito al cittadino della giustizia. E mi riferisco in particolar modo alla lunghezza dei processi, diciamo, in ordine, in campo civile. Ascolto. Sì. Grazie. Allora, nel nostro programma abbiamo la risposta, se vogliamo, la soluzione a questi problemi, se riusciremo mai ad attuarlo questo programma davvero. Allora, perché sui diritti dei lavoratori, in linea con la Costituzione, siamo per il ripristino della dignità dei lavoratori e quindi per la cancellazione di tutte le leggi che hanno determinato il prevalente precariato nel mondo del lavoro. Il Jobs Act, la legge Sacconi, il ripristino dell'articolo 18 e poi uguali temi sul a proposito delle pensioni, sull'abolizione della Fornero. Per quanto riguarda la giustizia, anche lì è prioritaria nel nostro programma in materia di giustizia la restituzione di contenuto all'enunciazione che si è inserita nella Costituzione al giusto processo, cioè a dire che un giudizio, qualunque esso sia, penale, civile, abbia una ragionevole durata. Il cittadino ha sfiducia nella giustizia perché non è mai stata fatta una riforma della giustizia seria, né dei governi di centrodestra né dei governi di centrosinistra, sulla questione cruciale, che è quella dei tempi. Perché una sentenza data 5, 6, 7 anni dopo è ingiusta comunque. Una giustizia che arriva tardi è ingiusta qualunque sia l'esito. La questione del tempo dei tempi della giustizia e del tempo che ci mette la giustizia ad arrivare è una questione cruciale in materia di giustizia, che ha poi una serie di ripercussioni in tema di affezione rispetto alle istituzioni da parte del cittadino, che è sempre più serena disaffezione, ma anche in termini economici. Gli operatori economici, se sanno di non poter agire su un credito in tempi ragionevoli, non operano neppure economicamente, lo si dice spesso degli investitori stranieri
che investono in Italia sono quelli che stanno soltanto di non pagare le tasse. Questo è un altro tema sulla necessaria tassazione delle multinazionali che operano in Italia, sulla necessità di misure di tipo sovranistico, protezionistico, di cui l'economia nazionale avrebbe bisogno. Perfetto. Vediamo, Simone Stella non c'è più. Per rispondere ancora a Luca Sarzi, ma noi l'abbiamo detto tante volte questa cosa sul potere al popolo, è che quando faremo un confronto con qualcuno di potere al popolo potremo dirlo parte chiaro. Ferdinando Bandiera, avanti. Sì. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, sì. Allora, niente, io volevo chiedere semplicemente al dottore, io sono in Svizzera, praticamente mi hanno mandato le schede elettorali, sono sprovviste di timbro e firma. E praticamente una volta che io do queste schede, le possono manomettere. E poi che ci venga data un'indicazione anche su come comportarsi all'estero. Diciamo. Sì, aprire di timbro e credo che questa cosa... Sono qua, sì. Sì, è una cosa estremamente grave, deve essere denunciata. Mi prendo un appunto, vediamo con i nostri legali qual è l'iniziativa più idonea da assumere. Sono qua. Se lei poi ci fa appunto una foto, ce la può mandare in qualche modo. Sono sul gruppo della Puglia con WhatsApp, te la mando. Ah, ok, va bene, perfetto. A me non è arrivato niente qua in Florida ancora, mi ha scritto soltanto Salvini, Berlusconi, Meloni, una lettera e basta. Sono stati i primi, l'indomani mi è arrivato prima quella del PD e poi quella di Berlusconi. Uguale. Ok. Ok, rispondo a Flash. Sì. Emanuele Lanza e chiedi Marescotti. Vabbè, Marescotti ha fatto la scelta, ho letto oggi su l'intervista sul Fatto Quotidiano, dice di votare il Movimento 5 Stelle perché lui considera che sia l'unico argine in questa situazione. Spiace perché Marescotti è sempre stato vicino a noi, ma evidentemente non ha fiducia nelle chance del visto del popolo di trovare parlare. Ci sarebbe Emanuela Silla che voleva fare una domanda? Sì. Vai Emanuela, puoi parlare. Sì, in realtà sono Mirko, la domanda volevo farla io. Volevo chiedere questo: cosa pensa il dottor Ingroia delle assemblee digitali e della partecipazione popolare diretta alle decisioni di un movimento politico? Sì, penso che dobbiamo favorire, proprio perché noi siamo consapevoli dei limiti della democrazia rappresentativa anche rispetto alla democrazia parlamentare, quindi come ho detto all'inizio del nostro faccia a faccia, una delle cose da modificare nella Costituzione è quello di potenziare gli strumenti di democrazia diretta, nello stesso modo va fatto all'interno dei movimenti politici. Certo. E quindi abbiamo già sperimentato nel movimento Azione Civile, abbiamo già sperimentato questo strumento con buoni risultati, lo strumento cioè dell'assemblea digitale, cioè consentire che le decisioni, talune decisioni importanti per un movimento politico, invece di essere delegate a un coordinamento nazionale o al portavoce, presidente, rappresentante legale, quello che sia, affidarlo a un'assemblea, siccome non sempre è facile riunire fisicamente le assemblee nazionali dei movimenti politici, se ne può fare una l'anno, non di più. Gli strumenti digitali, come dimostra il nostro straordinario faccia a faccia, mi associo diciamo ai complimenti al sì, gruppo bello. Comunicazione che poc'anzi ha fatto Glauco, e questa straordinaria occasione dimostra quanto gli strumenti digitali favoriscano il confronto diretto, la partecipazione diretta, e si potrebbe addirittura, non lo so, sto dicendo grosso, noi l'abbiamo fatto con delle altre piattaforme, lo facevamo, non so se Zoom fino a quante persone può contenere, ma si potrebbe addirittura fare delle assemblee, diciamo, tramite Zoom o altri strumenti, comunque delle assemblee che consentano un dibattito
preliminare di giorni e poi un momento finale di confronto e di votazione. Sono assolutamente per il potenziamento di questi strumenti che favoriscono la partecipazione diretta, orizzontale e partecipata di tutti. Grazie. Poi, adesso, scusa, dottor Andor, in Groia stanno uscendo tutte queste nuove tecnologie basate sulla blockchain, quindi non è più non centralizzate e quindi non più modificabili o hackerabili da nessuno, quindi sicuramente sicure per i risultati, quindi sicuramente potrebbe essere una buona cosa per i voti all'estero, ad esempio. Io sono in Florida. Fabrizio, un attimino, scusa, c'era oltre quello in Svizzera, stato, quindi di Fernando Bandiera, c'è anche Alessandro Raccichini che segnala che anche in Spagna, a Barcellona, stanno arrivando schede senza timbro. Beh, questo potremmo farne una denuncia collettiva. Ok, c'è una domanda di Zenadocchio, credo da Genova, e chiede cosa penso di come la sua detenzione a Casa Palma. È impossibile, cosa posso pensare? Diciamo che nel mondo del sovranismo evidentemente ci sono poi delle deviazioni, diciamo, di sovranismo di sciovinista nazionalistico estremo che poi finiscono per essere di destra, la peggiore risposta. Ma questo però dimostra quanto è importante avere una posizione di rivendicazione del sovranismo nazionale, di una sovranità nazionale e popolare da forze democratiche e antifasciste come le nostre, altrimenti il verrebbe conquistato dalla destra becera nazionalista, a maggior ragione che il Movimento 5 Stelle sta lasciando scoperto questo terreno. Ok, c'è, cioè Simone Sella, mi dicono che voleva fare una domanda. Simone Sella, ma non sei qua in Zoom, quindi non so, aiutami Giancarlo, non so dove recuperare questa domanda. Io le ho segnate tutte, però proprio questa non la trovo, cioè l'ho segnata per dura memoria. Vediamo se Stefano puoi parlare. Vediamo, Stefano Becciolini, non so perché non diventa... No, sì. C'era tempo fa anche Giuseppe De Santis che doveva fare una domanda, però non l'abbiamo interpellato, eppure era messo nell'elenco. Sì, che non era presente qua. Era presente, non era collegato. Ok, vediamo se Stefano non si riesce più. De Santis. Non ce l'ho De Santis. No, c'è accanto a me. Beppe, sì, ok. Ok, c'è la parola Beppe De Santis. Beppe non è Giuseppe. Io ho cercato Giuseppe. Magari c'è la telecamera, non c'è Beppe. Esatto. Mi ha sentato la telecamera, dal collegamento. Non c'è. C'è Franca Savio che insiste su una domanda un po' pesante. Franca Savio. Sui nuovi schiavi clandestini che rendono più della droga, quindi significa immigrazione in pratica. In una situazione di recessione gli schiavi sono un surplus, in uno stato invece in espansione credo che queste persone potrebbero aiutare a crescere nell'economia, però non voglio rispondere io. Giancarlo ci ha risposto. Questo dimostra che ciascuno di noi ha consapevolezza delle nostre posizioni. E è chiaro che al di là a parte la questione del terrorismo, ma l'ingrossare l'esercito di clandestini che si sta determinando sia in tema appunto di insicurezza sotto il profilo di senso di insicurezza nell'ordine pubblico, ma anche senso di insicurezza sociale da lavoratori italiani che sono prevalentemente precari, è chiaro che questo da qui a breve, se non si
interviene in alcun modo determinerà sempre maggiori tensioni, conflitti, spesso conflitti fra poveri, cioè dei lavoratori italiani precari e degli immigrati più o meno clandestini che irrompono in Italia e in Europa. Allora, questa cosa, ci sono ovviamente due sistemi per fronteggiare. Uno è rilanciando l'economia, rilanciando tanto l'economia nazionale, rilanciando l'economia e l'occupazione. In questo, rispetto a questo, così rispondo anche a un'altra domanda che c'era prima, il cosiddetto reddito di cittadinanza proposto dai 5 Stelle è una scorciatoia di tipo assistenzialistica che noi non condividiamo. Noi riteniamo che l'obiettivo non debba essere il reddito di cittadinanza, e quindi forme di assistenzialismo, ma debba essere il diritto al lavoro, e quindi la piena occupazione. Si dirà è un miraggio? No, non è totalmente una cosa campatenaria. Bisogna fare ripartire l'economia. Torno di nuovo al punto di partenza di cui dicevamo prima, è scritto così anche nel nostro programma, cioè se non si affrontano radicalmente e frontalmente i problemi andando alla radice della questione. E quindi, radice della questione significa politica economica in Italia per rilanciare l'economia e poter diminuire la disoccupazione combattendo il precariato sul lavoro. Politica internazionale in cui l'Italia la smetta di alimentare le guerre con le sue industrie belliche da una parte e dall'altra con la sua pedissequa posizione, diciamo, appiattita sulla NATO e le missioni di guerra che sono contrabbandate come missioni di pace, che sono quelle che alimentano poi le guerre civili, sono quelle che alimentano i fenomeni migratori, sono quelle che poi determinano questo esercito di disperati in fuga dai loro paesi, dove l'Italia, assieme a tutto l'Occidente, impiega cifre folli per alimentare queste guerre, quando quelle stesse cifre potrebbero essere impiegate con misure non assistenzialistiche, ma di promozione dello sviluppo in quei paesi, in modo tale che diventi dignitoso vivere anche in quei paesi. Vabbè, questo ho detto in poche battute, mentre ovviamente il tema meriterebbe una maggiore articolazione di proposizione, ma queste sono le ricette. Le ricette non sono con misure di tamponamento per tamponare l'emergenza, e poi per tamponare l'emergenza la risposta è o quella, diciamo, securitaria di respingimento del migrante, o quella diciamo di paternalistico assistenzialismo, che però alla fine non porta a nessuna parte, perché il sistema altrimenti scoppia. E ci sono, bisogna andare invece alle radici dei problemi, cercando di rimuovere le cause del problema che hanno determinato la situazione. Ci sono altre domande forse interessanti qua sulla chat, Dennis Mappello. Condivido quello che scrive Giuseppe Calamita sulla posizione di Luciano Gallia, per il resto non è un caso che anche la proposta, quella economica della moneta parallela, anche a Gallino era uno dei sostenitori di questa idea. Poi Stefano Becciolini, anche tu, se vai. Che c'è già verso la conclusione, considerate che sì, ci siamo. Io non ho voluto neanche il tipo di cenare prima, domattina devo alzarmi prestissimo perché devo andare per lavoro in Sicilia. Vai Stefano. No, Simone Stella gli avete già risposto in chat, perché non riesce ad entrare tutto qua. Ok, la chat qui è tutto aperto. Ho fatto 2 ore abbondanti, mi pare che abbiamo... Direi che abbiamo risposto a tutti. Io credo di sì, ho visto Marco Martini che a proposito del potere al popolo faceva riferimento alla questione del 41 bis, è uno dei temi, diciamo, conseguenti dell'impostazione ideologica che ha la sinistra sempre, diciamo, soprattutto questa sinistra, diciamo, la sinistra radicale, è un'impostazione ideologica che fa perdere di vista la sostanza dei problemi. E sul 41 bis, siccome è stato assoggettato a 41 bis,
c'è stata qualche applicazione ingiusta del 41 bis nei confronti di detenuti che vengono dal mondo probabilmente dei centri sociali, eccetera, del mondo antagonista, diciamo così. Allora, si propone una soluzione all'abolizione del 41 bis. No, è la stessa cosa, è dire ci sono dei casi, ci sono stati, ci sono dei casi giudiziari in cui il 416 bis era accusato e ingiustamente, che fa? Aboliamo il 416 bis dell'associazione mafiosa perché c'è stata qualche applicazione errata, oppure aboliamo addirittura la norma che punisce l'omicidio perché c'è qualcuno che ha subito l'ergastolo essendo innocente. Ovviamente un conto sono le applicazioni ingiuste, un conto è il principio. 41 bis è una norma sacrosanta che è stata più volte riconosciuta come legittima e costituzionale dalla Corte Costituzionale italiana, che limita, e non è una tortura, non c'entra niente la tortura, limita le opportunità che hanno i mafiosi di comunicare fra di loro dentro il carcere, perché si è accertato in decenni e decenni che ci sono mafiosi che hanno pure organizzato le stragi all'interno del carcere. Ci sono state riunioni della cosiddetta cupola mafiosa dentro il carcere. Allora, per fare questa cosa si è introdotto il 41 bis, che è una misura di cosiddetto regime duro, ma è semplificazione del regime duro. In realtà non è che vengono frustati e torturati i detenuti. I detenuti semplicemente ci sono delle misure diverse che impediscono che facciano ad esempio l'ora d'aria insieme mafiosi fra di loro, che poi tra l'altro siccome è intervenuta la Corte Costituzionale che dice per carità che è giusto che deve essere agevolato il processo di socializzazione di tutti i detenuti, ha introdotto anzi delle limitazioni al 41 bis come era prima, per cui oggi l'ora d'aria i mafiosi li fanno in comune. Si cerca di evitare che sia un mafioso diciamo della stessa organizzazione, ma questo crea delle complicazioni ulteriori. Ricorderete la famosa intercettazione su tutti i TG di Totorrina dentro il carcere mentre parlava con un altro detenuto che era proveniente dalla Sacra Corona Unita, non era un pezzo grosso ma era pur sempre un mafioso detenuto, si seppe cosa si diceva perché la polizia penitenziaria aveva messo delle microspie nel luogo dove Rina faceva l'aria, però questo dimostra come anche il 41 bis non sia una cosa così terribile che si tiene in regime di isolamento, neppure il capo dei capi di Cosa Nostra stava in totale regime di isolamento, quindi non capisco veramente questa posizione di potere al popolo, o meglio, la capisco perché noi siamo una cosa diversa da loro, perché loro hanno un'impostazione, ripeto, ideologica. Non hanno una impostazione che va alla sostanza dei problemi e cerca le soluzioni con la necessaria concretezza, fedeltà ai principi, coerenza, ma anche concretezza. Buon senso. Esatto. Ah, sul buon senso poi io vorrei parlare, ma non in questa sede magari. E ho partecipato alla formazione del Partito Umanista, quindi poi lì posso, ne sono uscito, ovviamente. Ok, mi dicono che ci sono delle messaggi interessanti sulla chat di Facebook, quindi dottor Antonio può vedere direttamente lei sulla pagina di Serpolo, naturalmente. Maria Antonietta di Terlizzi, cosa ne pensa sulle politiche energetiche? E poi... Comincia una domanda difficile questa. No, politiche energetiche, perché non sono un tutore. Comunque sulle politiche energetiche penso che ovviamente noi siamo favorevoli alle energie alternative, questa è una cosa che può apparire banale, detta così in due parole, però credo anche che è una parte del programma che dovremmo maggiormente potenziare. Noi siamo aperti, diciamo, non solo a proposito, proprio l'occasione anche per questa precisazione. Noi siamo partiti con un programma che era di due paginette. Dopodiché, grazie al lavoro di Alberto Michalizzi e di altri sul programma, lo abbiamo
molto articolato, arricchito e integrato, ma necessita ancora di ulteriore arricchimento e integrazione. Ma noi, come ho detto, non siamo una cosa, siccome non siamo un partito, non abbiamo un programma pronto alle spalle, è sempre un work in progress. Non so. E i gruppi tematici di cui parlavo all'inizio del nostro faccia a faccia, che dobbiamo assolutamente organizzare, il gruppo tematico, i vari gruppi tematici che costituiremo dopo il 4 marzo, sicuramente ci sarà un gruppo tematico sull'energia, così potremo arricchire il nostro programma su questo tema. Ok, poi c'era una domanda interessante, Alberto Martinoli. Signor Ingroia, cosa ne pensa dell'Euro Genford? Cosa ne penso dell'Euro? Euro Genford. Sia la polizia della BCE. Ah, che la polizia, non sono sovranazionale, credo che sia questo un massacro. Dove è scritto? Non lo leggo. Giuseppe Pezzano. Ma dov'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 messaggi fa. Ah, no, Giuseppe Pezzano. C'è Antonietta di Terlizzi nella riga sotto. 1, 2, allora un attimo. E Glauco anche voleva parlare. Ok, facciamo parlare Glauco. Sì. Secondo me dovremmo anche chiudere in qualche modo. Prego Glauco. Glauco, io non riesco più a... Ecco, vai, vai Glauco. Ci sono? Sì, ci sei. Beh, se posso qualche parola io sull'Euro Gendorf, è una cosa tremenda che sta passando nel silenzio totale. È uno dei modi, i nostri carabinieri, secondo alcune fonti, sarebbero già confluiti all'interno di questa forza, dove sono confluite le forze degli olandesi e dei romeni, ed è una polizia, diciamo una forza di sicurezza al servizio diretto della Commissione Europea, non tanto della BCE, poi indirettamente non ancora al servizio della BCE, per qualche verso sicuramente, la quale è una, insomma, le missioni, i mandati, quelle cose che, cioè i contratti che si stabiliscono tra loro e i loro mandatari, sono veramente orientati all'autorizzazione alla repressione più feroce, specialmente nelle piazze e così via, e poi avrebbero accesso ovviamente alla centralizzazione dei dati, alla centralizzazione dei big data, conoscerebbero in dettaglio molto meglio di quanto non conoscono adesso i profili di tutti. Quindi è vero che bisogna prendere una posizione non solo sull'Euro Gendorf, poi bisognerà prendere una posizione su tutte le forze di cosiddetta sicurezza al servizio del cosiddetto Stato. E vabbè, anche questo, come dice giustamente Antonio Ingroia, è un lavoro in progress che ci siamo posti. Io però chiedevo la parola per fare, visto che insomma abbiamo raggiunto il traguardo, sapevamo che ci saremmo riusciti senza stressare troppo il nostro oratore, che se vuole può parlare, può continuare a parlare quanto vuole, ci mancherebbe altro, ma volevo invece che Becciolini e Pezzano, se sono in ascolto, facessero un po', dessero il senso del successo tecnologico, perché io sono convinto che adesso noi siamo in collegamento con queste 20-25 pagine Facebook, e perché ve lo ridico? Perché è l'unica vera nostro veicolo di comunicazione a disposizione, per cui chiedo a tutti voi domani anche di dedicarvi a questo. Ognuno di voi avrà una pagina Facebook. Allora, siccome noi abbiamo fatto una registrazione che verrà caricata sulla nostra pagina Facebook, prego tutti di condividere con altri e di inoltrare ad altri, facendo insomma, generando quell'effetto alone che per noi è indispensabile, perché i mezzi di comunicazione a nostra disposizione sono anch'essi in progress. Ecco, quindi non so se c'è Becciolini che ci vuole dire quante condivisioni abbiamo avuto. Allora, abbiamo superato le 315 condivisioni, abbiamo superato anche le 10.000 visualizzazioni,
Credo che sicuramente è andata molto bene, anzi volevo ringraziare tutti, quindi senza fare il nome del gruppo comunicazione, perché sono stati giorni molto pesanti questi per tutti noi. È uno esperimento che è iniziato domenica scorsa e questa volta abbiamo ottenuto secondo me degli ottimi risultati. Dobbiamo perfezionarci, diciamo, dobbiamo perfezionarci più che altro con la propagazione di questi eventi a livello di tutte le pagine, non solo dei pagine Facebook riconosciute, ma anche quelle che diciamo hanno il logo della Lista del Popolo. È un esperimento che sicuramente potrà andare avanti anche giovedì prossimo. E ringrazio il dottor Ingroia che è stato con noi 2 ore, doveva intervenire anche Giulietto, almeno voleva esserci anche lui, però probabilmente è stato preso da impegni. Cosa dire, funziona anche molto bene il gruppo WhatsApp, perché riusciamo a comunicare tra di noi anche per farci per metterci al corrente delle domande che il dottor Ingroia doveva rispondere. Quindi è stato un successo, pesante, ma è stato un successo. Logicamente ringrazio anche te, Glauco, per averci coordinato al meglio. Grazie, grazie. Quindi, allora, io direi di passare le conclusioni al nostro oratore, che chi meglio di lui potrebbe concludere questa serata. No, l'unica cosa volevo... Grazie. Volevo chiedere però, per evitare che poi rimangano a volte critiche o equivoci che non affrontiamo, ho letto quest'ultimo messaggio di Luca Sarzi che non ho capito, perché ci dice che abbiamo aggirato i temi che lui ha proposto. Non so cosa... E ridiamogli la parola. Esatto. Ridiamo la parola a Luca Sarzi. Neppure io capivo, infatti. Luca, ci sei? Luca? Luca Sarzi? Lo deve chiamare Fabrizio, forse. Così poi facciamo le conclusioni. Fabrizio, ti risulta che Luca Sarzi abbia chiuso il collegamento? Non ti sentiamo, Fabrizio. Ma non c'è Luca Sarzi, però io non lo vedo. Là. No, io prima c'era un messaggio. No, dicevo che Luca è in grigetto, non si vede, non c'è. Io l'ho cercato qua fra i partecipanti, siamo in 50 in questo momento, qua su Zoom, ma lui non c'è. Comunque, okay, secondo me è stata una bellissima serata. Molto interessante. Va bene, la seconda scritta è rimasta francamente delusa, non capisco perché. Vabbè, comunque. Se Luca Sarzi è in contatto e può scriverci l'ultima cosa, noi gli dedichiamo un'ultima risposta, altrimenti se non risponde, vabbè, pazienza, e andiamo appunto alle conclusioni come promesso. Innanzitutto... conclusione, considerato che anche questo è un work in progress, non è il momento della conclusione. Devo soltanto, per chiudere, ringraziare tutti quanti, ringraziare appunto ancora una volta lo staff comunicazione e tutti coloro i quali hanno partecipato, hanno avuto la pazienza domenica sera, ormai domenica notte, a rimanere, diciamo, in contatto e in collegamento. Spero che sia stato utile per voi, è stato certamente molto utile per me, perché mi ha aiutato a capire quali sono le curiosità, i dubbi, le incertezze, le lacune, le informazioni insufficienti che evidentemente abbiamo dato, e sino ad oggi ci aiuta a contribuire, a migliorare ancora le informazioni in futuro, ad incontrarci più spesso, a capirci e a relazionarci. Del resto, la comunicazione, questo è comunicare, che la comunicazione non sia unidirezionale ma bidirezionale, il modo, il faccia a faccia è quanto mai di grande utilità in questo senso. Ora dobbiamo guardare avanti, guardare questi ultimi giorni di campagna elettorale, ciascuno contribuisca con tutte le energie possibili, le risorse
di tempo che ciascuno ha, sia sui territori sia nell'oceano sconfinato online di internet, perché le due cose, come dimostra, vanno e devono camminare insieme. È fondamentale operare sui territori, ma è altrettanto fondamentale mettere in atto attraverso la comunicazione infraterritoriale i risultati, il nostro impegno che mettiamo nel territorio. Io comincerò nei prossimi giorni un bel giro, mi spiace non poter essere in tutte le regioni, anche perché ho anche degli impegni di lavoro che mi trattengono a volte a Roma, a volte altrove, anche degli impegni di tipo appunto intervista, quel poco di spazio che i media ci daranno. Domani pomeriggio, tardo pomeriggio, probabilmente, dico probabilmente perché mi sembra strano che possa accadere, anche se sarà uno spazio breve, comunque ci sarà un'intervista che farò con Bruno Vespa per Porta a Porta, sia pur di pochi minuti, tra 3 e 5 minuti, che dovrebbe andare in onda, credo, domani sera stesso, giorno 20. Poi domani stesso ci avrò anche una intervista, la cosiddetta conferenza stampa. Comunque tutte queste cose poi saranno messe domani sicuramente sulla pagina Facebook, gli annunci, Roberto Palumbo sa i dettagli degli orari. Comunque c'è anche la conferenza stampa in diretta, mi pare alle 21 domani, che dovrebbe andare su, sempre parliamo di Rai, credo su Rai 3. E poi sarò nel giro, un giro in Sicilia che farò giovedì e venerdì, sino a sabato dovrei riuscire a passare dalla Calabria, l'ho promesso a Francesco Toscano, e per poi tornare lunedì dovrei essere, passo dalla Puglia, e per andare poi 3 giorni in Basilicata. E poi per chiudere quella campagna elettorale in Sicilia il giorno 2, spero che tutti i fondatori possano essere in Sicilia, non perché sono siciliano, cioè la Sicilia, ma perché ci siamo ritrovati nello stesso giorno e nello stesso periodo sia io che Giulietto Chiesa in Sicilia il 2, quindi la chiusura la facciamo il 2. Non so, perché De Santis si sta organizzando, non so l'evento finale se sarà di pomeriggio o di sera, non so se Giancarlo Palazzolo sa qualche cosa di più preciso. Comunque tutto questo calendario poi sarà adeguatamente comunicato. Avrei una domanda, ma il giorno 3 bisogna fare silenzio stampa, sì, anche per noi? Ma il giorno 3, diciamo, c'è, no, il silenzio riguarda i comizi elettorali, non sta scritto da nessuna parte, infatti è stato sempre violato. Su Facebook, sui social, eccetera. Ne discutiamo, insomma, non è mai stato. Mi ricordo che l'abbiamo tutti un po' violato, anch'io, ai tempi dell'elezione 2013, feci un post su Facebook che venne diffuso, ma non fui l'unico a farlo. Quindi, però è vietato fare. Perché la legge, la vecchia legge elettorale, che quando la campagna elettorale si faceva prevalentemente per strada, nelle piazze, nei comizi, e quindi sono i comizi che sono vietati. Di per sé il divieto di mettere un piccolo post su Facebook, che succede. Comunque ne parliamo. Mi dicono quindi all'ora 17 la chiusura a Palermo. Ok. No, perché siccome all'ora 17, non lo so, se non credo, se riuscissimo a organizzare un'altra cosa a Roma in serata, ma temo non ce la facciamo, perché mi pare che l'ultimo volo dalla Sicilia per Roma è alle 19, non credo ce la faremo. Vabbè, comunque, grazie ancora a tutti, sono convinto che le prossime saranno altrettanto. Non ho capito da Becciolini poi i numeri effettivi, quali sono, se è possibile saperlo oggi o capirlo domani. Penso che bisogna aspettare qualche ora. No, bisogna aspettare qualche ora, dottore. Comunque, diciamo che abbiamo superato le 13.000 visualizzazioni e 315 condivisioni.
e stanno salendo, perché tra l'altro abbiamo, mentre svoltavamo, io, Pezzano, l'Emanuela, Mir Pedalci, abbiamo continuato a postare su pagine, abbiamo invitato altre persone, abbiamo mandato anche messaggi su WhatsApp e anche su altri social, abbiamo anche postato su Twitter, su Google Plus, LinkedIn, Telegram, quindi ottimo, abbiamo diramato ovunque. Un bellissimo lavoro, un grandissimo lavoro, considerato peraltro che è tutto affidato a straordinario volontariato di ciascuno, il che diciamo vale doppio, noi non ci abbiamo la Casaleggio alle spalle come partito del 5 Stelle all'inizio, quindi insomma, quello che facciamo vale 4-5 volte quello che hanno fatto i 5 Stelle all'inizio, e sono convinto che tutti i nostri aderenti e sostenitori lo sanno e lo apprezzano. Bene, grazie, arrivederci e buonanotte. Grazie, grazie a tutti. Allora, ricordiamo per quest'ultima cavalcata verso il 4 marzo, che sia una cavalcata vincente. Ciao, ciao. Ok, perfetto, grazie, grazie a tutti. Alberto Michalizzi sarà presente sempre su questa piattaforma Zoom domenica 22 alle ore 21, Glauco Benigni giovedì 25 febbraio alle ore 21 e Dio Tallevi domenica 1 marzo. Quindi andate sulla pagina di Facebook dove troverete il link per collegarvi e prenotare. Domenica 1 marzo non può essere, domenica... perché 4 marzo la domenica, quando si vota è domenica. Allora, va bene, comunque il ci saranno... 22 giovedì, va bene, perché... Va bene, saranno presenti comunque lì i dati precisi. Grazie, okay, a tutti. Ciao, ciao, ciao.